Mamma, sono le 4:30 e papà ancora non si vede. Ma vedete che pure oggi rimaniamo digiuni come è successo ieri. Mi tengo fame, tengo fame! Hai ragione, tu hai ragione, figlia mia bella. Ma che ci posso fare, poverella? Mannaggia a me quando mi sono sposata a quel morto di fame di tuo padre. Ma come mi sono sposata e si sto passando un sacco e uomo. Ah, ma stasera la faccio finita, eh. Stasera è guerra con tuo padre, ma mi sono scucciata mio marito. Avete proprio ragione, mamma. E poi sapete che vi dico? Mamma, diteglielo voi alla nostra coinquilina, alla moglie di Don Felice. Mamma, ditecelo che sa da fare fatto suo. La moglie? Ma qua moglie? Eh sì, non ci vuole niente più. Ma come qua moglie? Donna Luisella? La moglie? Eh già, e diciamo così, va. Ma perché non è la moglie, scusate? Ma qua moglie? Che le ha innamorato? Oh, vero. Oh, Gesù, Gesù. Ma perché? Ma che state? Quella ci sfida, mamma, non merda. Hai ragione, hai ragione. E mo buoni ce ne mo che sta. Mamma, perché quella ci sfida. Vedi tutto di nascosto. Mo vi spiego subito che è successo. Ieri stavo vicino alla finestra che stavo aspettando a quel giovanotto che mi fa tanto la corte, no? Quando Nucetta punta, entra lei, innamorata, trasa, e si mette a strillare dicendo che non sta bene che una ragazza fa l'amore affacciata alla finestra. Ah, sì. Te, guardate, ha fatto scrupolo donna Luisella. E perché quella che fai se sta bene, sì. Uè, e poi tu sei figlia a me, e in questa casa devi dare conto a me e a nessuno più. Sì, avevo mi sa santa miracolosa in da casa che ci dà le lezioni di comportamento. Uè, che noi teniamo la donna dei 7 dolori che vive con noi. Ma voi vedete che guerra che passata. E adesso avete detto bene, donna Concetta, che assieme l'abbiamo passato stu guai di dividere l'affitto di queste due stanze. Mai più, non ci voglio capitare mai più lontano da gente come a voi. Guardatelo, guardate che disperazione, che superbia. Ma io me la ci piglia sulla mente con quel disgraziato di mio marito Felice che ha voluto per forza questo connubio di abitazione. Ma va trova poi gli ornechista, farnesse ma la vendere in da sta casa. Uè, donna Luisella! Mamma, lasciate stare! Ellas, ma tu senza che fai a uoppe, capite? Perché a me non mi fai paura. Calmati, perché se no ti piglia il rubicella tu e te ne vai, hai capito? Donna Concetta, parla con me con il rispetto con il quale mi devi parlare, se no io ti scassa a capo. No, chi porta, non mi scassa a capo. Ma vattene, se andraggia. Andraggia a me! A te! Aspetta zitto che se no ti tiro tutti i capi la capa. A chi tira i capi? A te! Mamma no! E va la vita! Ma voi mi ridete con guai, raggio passata! Ah, ma sei Don Pasquale mio marito oggi, succederà o erri in questa casa? Uè, ti faccio il ricordo di sta giornata! Guardate che le fai minaccia a me, non ti permettere, so che se mio marito Felice ti faccio lei quello che succede! E Don Gioacchino padrone casa! Oh, bravo, sono meglio padrone casa, ci mancava! Buongiorno! Come state, signore carissime? State bene? Non c'è male, ma grazie! Mi compiaccio! Donna Concetta, una domanda, scusate, vostro marito ci sta? No, signora, ancora sta da ritirare. Ah, ho capito. Donna Luisella carissima, come state bene? Io volo ritra la salute! Don Felice, vostro marito, ma anche ci sta, eh? No, quello è fuori per affari! Non si sa quando torna. E certo, e qua noi che stiamo la solita canzone. Sentite, io non posso venire qua sopra continuatamente, avete capito? Io tengo gli affari miei a cui badare. Dite ai vostri mariti che mi devono pagare l'affitto, casi no, qua ci inquietammo seriamente. Che non è una paziella. Io avanzo 5 mesi di pigione arretrata e non posso aspettarchi un... Questi sono affari che a noi non ci riguardano, rivolgetevi a chi ha firmato l'affitto. Sì signora, l'affitto l'ha firmato Don Pasquale, ma voi pure vivete con lui, o no? Sempre Don Pasquale deve pagare. Una cosa avete sentito? Ho sentito, vi doverrebbe
debba pagare a Don Pasquale mio marito. Ah. Sempre che voi avessimo avuto fiducia in lui, ma voi voleste il garante. E di conseguenza, il garante paga. Voi? Il garante da pensare a me e allo figlio Catena. Ma è sicuro? E tu te lo curi assai a chi lui piccirillo? O fai senza mandare a mi son golo? Ma che ci devo pensare io da ragazzo? Quello ci deve pensare il padre, abbastandamente che il viaggio fatto. Ecco, fosse figlio a me, quella è figlio della prima moglie. Ossia, ossia, è figlia la vera moglie. Donna Concia, ah. Donna Concia, state zitta perché mi fai passare un guaio. No, no, il guaio lo passo io. No, no, il guaio lo passo io. No, io. No, io. No, voi l'hai passato io. Ma voi venite con bella affitta, che facette, sentite, io sono venuto per essere pagata, avete capito? E non me ne vado, questa è l'ultima volta che vengo. Quando arrivano i mariti vostri, mi devono dire chi mi deve pagare l'affitto e gli arretrati, perché se no io vi faccio piangere. Oh, e io mi avvalgo dei diritti che mi accorda la legge. Prima e seconda citazione, poi la sentenza e poi sequestro. E fate, fate! Ehi, ma i sequestri, avete capito? Tutto gioielli, pelliccia, argenteria, quadri, tappeti. Ma che sequestro? Ma che sequestro? Voi state combinate che sta maniera? Guardate, esurci, cioè, i topi se ne scappano piangendo da qua sopra. E hanno ragione, solo io ci dovevo capitare, queste famiglie morte e fama. Quelli sono dei delinquenti, mariti vostri, avete capito? Dovete avere vergogna, vergogna! Ma apposta, Don Jackie! E ma non offendete! Se no io mi scordo che sono una signora e lo faccio a ricordare sta giornata. Oh, guardate, non devo offendere, guarda, c'ha già circa pure scusa. Oh. Anna Luise, io ma mi siedo qua e non me ne vado, avete capito? Io qua rappresento la legge, io sono il governo. Oh, guardate, io tenevo il governo in da casa non me ne racco. Sai che paura, ma facite lo piacere, governo. E voi, donna Concetta, dopo mi dovete spiegare quelle paroline scostumate che mi avete detto prima. Me le fate spiegare dal vostro consorzio, perché capirete, voi siete anziana e una giovane come me, quando non si può mettere. Uè, uè, e non posso che sono anziana, capì? Quando vuoi parlare all'ambo? Oh, ma che sei? Che vipera, che serpe! Don Giacchi, chi? Don Giacchi, quella non è la vera moglie di Don Felice. Don Giacchi, la vera moglie non è morta. Don Giacchi, la verità è che stanno separati da 6 anni. Don Giacchi, ma voi non lo sapevate? Don Giacchi che le ha innamorate! Ma non c'è a me come un porto! Oh, io sto pensando ai 6 mesi da affittare tra 3 tempo avere! E facitemo fatica, eh! Papà ancora non si vede! Io tengo fame, tengo fame! Tu tieni fame? Va bene, tuo padre non si vede, oi, tuo padre è sparito! E io vado a fare un altro pegno. Bravo, mamma, fate un altro pegno, fate bene! Ecco qua, donna mappa già era preparata. Ecco, questo è il soprabito di tuo padre e 2 lenzuoli. Bella, bella figlia mia! Io vado a comprare un bel chilo di maccheroni e 2 fette di carne, una per te e una per me. E ci mangiamo tutte cose a faccia loro! A faccia nostra! A faccia tua e tua mamma! Ma mi raccomando, inizia a mettere l'acqua sul fuoco, eh? Faccia subito, subito, mamma! Bravo, bella che la figlia mia! Don Giacchi! Don Giacchi, voi permettete? Io vado un attimo all'agenzia dei pegni qua di fronte. E fate, fate! E faccio, faccio, ragioni. E che se faccio tutti i giorni. Va che vengo, va che vengo, va che vengo. Ma da fanni sta fama. A da fanni sta miseria. Uè, ma voi l'angoppo non volete niente, no? È tutta cadena che vi porto. Ma cosa facete? Vi mangiate? E voi mangiate io? No! Ma non mi va, perché? 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 Oh, che è successo?
su, guardano, ma questa è miseria nera. Ma io mi domando e dico, quando? Quando li ho i soldi che avanzo? Mai! Ma io non me ne vado da qua. Io qua li aspetto, questi a me non mi conoscono. È permesso, ve li sapete? Prego, favorite. Chi vede, Don Gioacchino, padrone di casa, da quanto tempo che non ci vedevamo? Come state? Ma come vai voi qua sopra, bellezza mia? Sono venuto perché avanzo 5 mesi da affitto arretrato, bellezza mia. Da questi due garantuni che si affittarono l'appartamentino mio. Ma voi, Don Luigino, piuttosto che ci fate qua sopra? Come che ci fate? Ma che voi non sapete, diciamo. Non credo. Aspettate che adesso vi spiego. Dovete sapere, ecco, che io, diciamo che... E che facciamo così, parliamo all'impiedi e sediamoci, no? Ci sanno due sedi. Prego, accomodate. Quanto è bello che da quanto tempo che non ci vedavamo. Mamma mia, dicevo, dovete sapere che io amo pazzamente, ma dico pazzamente, ma follemente però, Pupella, la figlia di Don Pasquale, e per quella fanciulla io farei qualsiasi cosa. Ho capito, sentite Luigi, ma invece col papà vostro come state? In pace o in urto? Mamma mia, Don Gioacchino, mi ho domandato proprio, guardate, in urto, sempre in urto, bellezza mia. Ma sono sicuro che questa volta però mia sorella mi aiuterà a fare pace con papà. Le fa tutto quello che dice lei. E allora state a cavallo. Ma mi faccio fare una risata, mi faccio fare, sì? Ma volete fare? Allora ve lo dico, indovinate 3 mesi fa che ho combinato? Mi sono pigliato 1500 lire dal cassetto della scrivania di papà. Al momento lui non disse niente, solo che non mi può ricevere più in casa sua. Capirete, ma mi sono rimasto 4 soldi in tasca, rimane già fa assolutamente. Pace con papà, polizia mia. E invece se papà non vuole fare pace, come amati di nonno? Che cosa? Farà pace? Guarda mai, ve lo assicuro, perché c'è sta mia sorella che lo comanda a bacchetta. E poi, d'altronde tutto, poi d'altra parte mio padre è ricchissimo. L'inglese quando morì lasciò tutto a lui. Quale inglese? Scusate. Ma come quale inglese? L'inglese, quel gran signore dove papà lavorava come cuoco. Ma perché? Papà vostro era cuoco? Don Gioacchino, mamma mia, solo voi non lo sapete. Papà era cuoco. Cuochissimo, tutta Napoli lo conosco. 3 anni fa papà lavorava da questo gran signore, il quale, diciamo, non tenendo parenti, un po' per simpatia, un po' perché teneva a mio padre, diciamo, proprio come un figlio affezionato, quando morì lasciò tutto a lui, tutti i suoi beni, tutti i suoi averi, come no, appartamenti, come un villino al Vomero, bellissimo, mamma mia, in Coppa San Martino, tenete presente, per sapere tutta Napoli, bello, Castel dell'Ovo, cose, terreni, sì, carrozza, cavalli, un veliero a 3 alberi, tutto nero, lucido. E niente di meno. Complimenti, allora, una bella fortuna, E come no, una bella fortuna, ma la fortuna più grande è avere mia sorella che prima ballerina al San Carlo. Guadagna bene, guadagna, ma che scherziamo, guadagnano benissimo sia lui che lei. Io non capisco tanta soldi che se ne fanno. Un e mezzo che mi danno a me, mi fanno il cestino poco patrimonio. Sì, come no, Luigi, in mano a voi 2 giorni e finisci il patrimonio. Almeno me li godo, Don Gioacchino, scherziamo. Qui mi raccomando, è una cosa importante, non dite, diciamo, in giro che mi avete visto gironzolare qua sopra. No, non vi preoccupate, non dico niente, anzi, facciamo così, se incontro a papà vostro, metto una buona parola per voi, va bene? Non ci credo, farete questo per me, per tenderò, esempio. Tenderò. Io lo voglio bene assai, assai, vi stimo ancora più di prima. Grazie assai. Chi vedo? Mamma mia, guardate là, guarda, oltre la tenda, vedete quelle ombre sinuose? No. E Pupella stava nella parte di casa, quando è bella. Come posso fare? Per fare qualcosa? Facciamo così, non dite niente, Non dite che sono venuto, la voglio fare una sorpresa. Uffa, ho fatto tutto, accesi il fuoco, ho messo l'acqua a bollire e mamma ancora non si vede, tenne la fame. Eccomi a te, bellezza mia. Sei il giovanotto che mi fa la corte. Don Luigi, ma che ci fate qua senza avvisare poi? Se mi vede con il ventaglio in mano che sfuora. Ma che amore mio, ti ha fatto dispiacere che sono venuto di sorpresa? Si sa, no? Scusate, Don Gioacchino, siete testimone. Quando uno è innamorato, diciamo, fa le follie d'amore, fa le sorprese. Ebbene, amore, io sono venuto qui per 2 cose molto importanti. La prima è per sentirti dire da questa bocca bella se mi ami veramente. E la seconda è per parlare con mamma e con papà e dichiarare le mie intenzioni serie. Dunque, ma rispondimi sulla prima cosa, io bellezza mia. E voltatevi. Da chi siete, nonna? E voltatevi. Fa muriambi, e voltatevi. Sì, vi voglio bene pure io, Luigi. E adesso vi potete girare. Mi mettevo un poco a sforno. E poi adesso ve ne voglio ancora di più. Perché avete detto che volete parlare di matrimonio con mamma e con papà. Che bella cosa, che bella cosa. Quando ti
bella, amore. No, no, amore. È stato noi ci. Oh Gesù, ma vedete pure voi quello che vedo io? Non lo so. Una faccia bianca bianca, pallida come la carta. Ma che stai malato? No, quando mai da noi ci. Io spesso sto così che la gente pensa che sto malato. Ma non è così. No. Voi non mi credete? No, Don Gioacchino, diteglielo pure voi che in salute sto benissimo. Sì, è vero, è come no, Luigi, che la vaglione si muore di fame. No, che seguito, Don Gioacchino? Ah, mamma, è uscito proprio adesso per andare a fare un pegno e comprare qualcosa da mangiare. Voi che dite, quest'angioletto si muore di fame, Don Gioacchino, possibile? Possibilissimo, si muore di fame, bellezza mia. Ma come faccio? Mi tengo 4 soldi in tasca, io tengo solo 4 soldi in tasca. Ma Luigi, non guardate da questa parte, per favore, non vi posso aiutare. Sì. Gesù, ma ha detto 4 soldi in tasca, ma che fa? Vorrà dire che c'ho credito per tutte le trattorie di Napoli. Ah. Come no? Modestamente parlando, nulla a togliere voi, Don Giacchi. Scendo qua giù, a migliore trattoria di Napoli. Entro, mi presento, 2 paroline magiche. Paga papà, e me l'hanno tutto quello che voglio. Allora facciamo così, faccio venire qua su un bel pranzetto completo. Sì, sì, carne, maccheroni, pesce, uova, frutta, dolci, tutto. Questo angioletto non deve stare più digiuno. Bravo Don Giacchi, bravo Don Lucino, questo sì che significa avere cuore, ah, vedete? Eccomi qua, sono tornata. Oh, mamma, siete tornata finalmente. Allora? Allora niente, l'agenzia già stava chiusa, quella chiude alle 4:30. Ma come facciamo? Ma che lo sa? Mamma, vero, non dite niente qua, ci sta il giovanotto che mi fa la corte. Ah, ma chi questo? Onoratissimo signora. Piacere. Bello, che bello giovane, è alto, è fidanzato mio, sono stato sempre curto. Bravo, bravo, molto piacere. Grazie, grazie tanto signora. Ecco, se mi trovo oggi qui in casa vostra è perché amo immensamente vostra figlia. Ed essendomi assicurato che anche ella mi ama, io testé vi dico che me la voglio sposare. Guarda il manacol però, giovanotto, da stampeggi, sciocco. Mm. Mamma, rispondete che mamma fa bella figura. Parlate bene. Devo parlare bene? Sì. Egregio signore, questa vostra sollecitazione nel parlare con la bocca mi gonfia di gioia e di condoglianze. Ma io come madre non potrebbe dare una decisione. All'infuori di me c'è pure anche il patro, che poi sarebbe il suo generatore. La ragazza avesse molta roba da portare in dote, ma per le troppe disgrazie capitanate al padre, che i guai pareva proprio che se li chiamava, la ragazza, dicevo, non tiene neanche la camicia. Come la vedete, così la scrivete. Ah, ma è pure trasparente come l'acqua della fonte. Una cosa è certa, in questa casa non troverete altro che buone viscere e disonore. Lei, Don Gioacchi, ma voi avete sentito? Come no? Avete una bella parlata, la verità, eh? Me ne sono accorto, me ne so. Signore carissima, ma io non voglio nulla, voglio solamente la fanciulla. Ah sì? Allora tornate domani e parlate pure col patro, con lui. Ho capito, non ho capito bene, io torno domani con chi parlo? Col patro, con lui, il suo generatore. Ah, ho capito, sì sì, tutto chiaro, tutto chiaro. Don Gioacchi, scusate, ma che hanno fatto? Vigna l'hanno fatto o non l'hanno fatto? Non sono riuscito a capire. No, di che maccarone l'hanno portato, non l'hanno portato. Ah, non è vero, Don Luigi? No, dico, ma mangio, no, non mangio. Oh, momento, Don Luigi, non lo so. Aspetta, volete sapere? Domando. Una voce, una parola, scusate. La voce, vedete di combinarlo il matrimonio con questo giovane, perché questo è il figlio di un amico mio, Riccassaia. Ma si capisce, quello sarebbe una fortuna. Ah, ma il pegno l'avete fatto? I maccheroni l'avete portati? Lasciatemi stare, ho già che io ho trovato l'agenzia chiusa. E catapara. Ehi, Don Luigino, Don Luigino! Prima fate le domande, volete sapere? Sì, 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 sì. Niente, il pegno non l'ha potuto fare. Non l'ha potuto fare. Come facevano se io non venivo qua stamattina? Vabbè, facciamo così, allora facciamo venire qua sopra il pranzetto completo, tutto roba sfiziosa e sostanziosa. Ma voi fate venire il pranzo qua sopra? Don Gioacchi, ma con voi quanta volta sa parlo? Ma allora non mi credete. Vado là, migliore trattoria di Napoli, mi presento 2 paroline magiche. Paga papà! Ah, e me l'hanno tutto quello che va. Non vi preoccupate, state mano a me. Signora carissima, allora arrivederci. Arrivederci, amore mio, a presto, a presto. Don Gioacchi, ma che fate? Vi sedete, non scendete con me. No, e chi se ne va da qua? Non signori, io devo avere 5 mesi d'affitto arretrata. Questi non vogliono pagare, avete capito? Ah, 5 mesate, quanto è bella. E vabbè, vorrà dire Don Gioacchi che allora 5 mesate che avanzate ve le pago io. Per
veramente me le pagate voi. Qua la mano, bellezza mia. E allora va bene, rimaniamo così, e non me ne scappate. Mo saluto e ce ne andiamo. Alla croce, io me ne vado, Salutatemi tanto, tanto a vostro marito. È scappato, scusate, non l'aspettate più. No, ho deciso che me ne vado, va bene. Torno domani. Torno il mese prossimo. Non torna più. Ma mi dimenticavo, Buon appetito, sa? Buon appetito? Annaggia, una sorpresa! Buon appetito, buon appetito! Cangi sta speranza, magna! E i denti una fama! Ma che ho dici, figlia mia? Mamma, allora che dici? Mi piace sto giovanotto? Sì, è un bello giovane, è simpatico! Ma poi, figlia mia, basta che te leva rinda sta miseria maledetta! Mamma, questo deve essere papà, papà, caravi! Ma non è la figlia mi fa un breve! Mamma, venite, venite! Benvenuto, benvenuto! Ma ti sembra benvenuto, ti sembra? Benvenuto, ti tengo certi salsiccia, parta la capa, figlia mia! Andiamo, papà, cacciate i soldini, che oggi io e mamma ci vogliamo mangiare! 3 costate di manzo, un bello chilo di alici, come sono buone le alici, mamma, e poi ci vogliamo bene un bello litro di natacce e tutto quanto. Andiamo, papà, cacciare i soldini, Ma che devo cacciare, papà, che devo cacciare? Io sto in giro da stamattina e non sono stata capace di guadagnare una lira, una. Ma tu che dici, che dici? E come si fa questa creatura? Che la sua madre è fama. E che posso fare? Dice, vado a rubare, che faccio? Anzi, io mi credevo che voi mi facevate trovare un bello piatto di maccaruno. Che come te lo facevo trovare, un bello piatto di maccaruno? Che mi è rimasto qualcosa di soldi stamattina? Sì, rispondi. No, non ti ho rimasto niente. Ma tu visto che si era fatto tardi, lo potevo fare un pignotillo, no? E ci avevo pensato, ma l'agenzia già stava chiusa. Pure? Guarda! Hanno trovato l'agenzia chiusa e non si possono fare il pranzetto! Fiore violento, anche stavolta non ci mangiamo niente! Sentite! Se dobbiamo cominciare con la solita storia, io Enzo in cuore me lo vado, mamma, Mannaggia, mi facesse scendere lo paradiso in terra, lui, mo veramente lo facesse scendere. Ma che è colpa mia che siamo ridotti in questa miseria. Io facevo un bel mestiere, io facevo il salassatore, io alla gente levavo il sangue, i miei sucavano la bellezza e campavo a Bunarillo, dignitosamente. Adesso l'epoca è cambiata e le cose non vanno bene. I medici ci fanno la guerra ogni giorno. Niente più solassi, non vi togliete più il sangue. E a noi ci hanno anguagliato. Intanto però, ogni giorno sento di morti repentine. E chissà perché. Lo sapete o perché? No, dico, sapete il perché? Perché? Per abbondanza di sangue. La gente sta troppo al sangue. E bene, buono, siente. Il ragionier Criscuolo è morto all'improvviso. Avete saputo? Il cavaliere Lo Chiatto è morto subito. E mi fa piacere. Se si salassavano, non morivano. Noi certo la morte per abbondanza di sangue non la facciamo. No, non morire di debolezza. Figlia mia, ma tu bello, Anna mia, un po' di pazienza. Quello adesso viene felice, qualcosa di sordo sicuramente ha volte. E papà tuo ti fa mangiare. Tante volte gliel'ho prestato io a lui, Ma dimmi una cosa bella, papà. Tiene fama assai, sì? Assai, papà, assai. E lascia crescere, quello è segno di buona salute. Vai, va. Ehi, tu sarà felice, speriamo che porti qualcosa di sordo. Speriamo. Papà Nino, figlio di un felice. Buongiorno. Buongiorno, papà. E tuo padre dove sta? Movena, mannaggia, su di Cilla. Ma che stato tu perché stai così? E che adesso lo do un bacio. Prima di tutto, ma morefa. E oggi c'è il riunione qua. E stamattina come sono bagnato? Due cassatiere, cazzo pizza fritta e un sud di castagna. Salute. Perché sono andata a trovare il compare e lui me le ha comprate, sennò addirittura stavo di giù. Guaglia! Bimbo, tu devi andare a imparare un mestiere, ti devi andare a cercare un lavoro, perché noi qua non ti possiamo più dare da mangiare, chiaro? Allora. Sì signore, questo lo so, e non vi preoccupate che presto vi leva la seccatura. Il compare mio è senza avere i servitori, ha detto che me lo rova lui un posto. Prima dimmi una cosa a me, ma che viene tuo padre con cose sorda, porto o no? Mi stiamo aspettando a Is. Ah, state aspettando a Is? È stato
fischio, quello oggi non ha guadagnato nemmeno un centesimo. Mamma mia, va la pupa che si sarà felice, nemmeno un centesimo. Maronna, come stiamo combinando bene? Vieni. È Don Felice. Ah, dopo. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Mamma mia, che freddo! Che freddo, e che sta in Siberia? Non è Napoli, ma non è normale, non fredda così, ma quando male. Mamma mia. Felice, noi stavamo aspettando a te. Ah sì, no, no, cominciate pure, io mangio dopo. No, Felice, noi stavamo aspettando a te per comprare qualcosa da mangiare. State aspettando a me. Ma io oggi frutti a stammare con Manu Turco. Da stamattina alle 8 non sono riuscito a scrivere una lettera. Sono spariti tutti gli analfabeti di Napoli, non ce ne stato più. Ma poi a parte tutto un freddo sotto a questo teatro San Carlo, correnti d'aria, sto chi nei catari, raffreddendo la febbre. C'ho la febbre addosso, la sciatica che mi tormenta. Guarda. Io dico io, il destino ha deciso che io devo vivere nella miseria. E va bene, sia così, ma devo stare bene in salute, non mi posso ammalare, io me la voglio godere questa miseria. Avevo dato incarico a quell'assassino di mio figlio. Papà, buongiorno! Ah, sai cosa? Bravo, bravo, sai cosa? Che avevo dato incarico di portare una lettera a quel gran signore, il barone Spada, che ci dà sempre qualcosa di soldi quando abbiamo bisogno. Chi l'ha inviata la lettera se l'è messa in una sacca dove teneva nascoste due pizze. Ha portato la lettera tutta inguacchiata in soldi. E che sono state io a macchiare la lettera, sono state le pizze, però poi la soddisfazione me l'ha data. E che soddisfazione me l'ha data? Di quelle tre pizze che hanno macchiato la lettera, ne ha già fatte tre buone. Ne ha fatte tre buone. Stasera facciamo i conti. Stasera. Da quanto tempo io l'avevo riappigliata e me l'avevo riammessa sotto, voglio! Tu te ne devi andare, hai capito? Te ne devi andare! Lascia! Me ne vado, ogni tanto ne ha ammazziato, ogni momento ne ha svillata, e cosa ho fatto, Luca? Ma vado dal compare e mi faccio trovare un bel posto da servitore, così fatica e mangio. Può essere che trova qualcuno che mi vuole bene, che non ci vengo proprio più. Ma è più mannaggia, usa le cille, ma facete assomma sempre! Povera creatura! Ma quando sei brutto, fa una capa e morta! Ha fatto pure che lo piccirino che se ne aiuta! Sempre maltrattato! Uia! Facite dei fatti vostri, sono cose che non vi riguardano! A te! No, sto parlando con te, guarda a me! Domani devi trovare una stanza, una camera, pure uno suppegna, ma noi ce ne dobbiamo andare da qua! A te, guarda a me, ti dico la stessa cosa, capito? Ma fammelo piacere, poi ma chi lo voglio se ne aiuta così? No, ma andiamo, non ti commuovere, chi lo vuoi aiutare a compare? Se mangi 3-4 figo secche e poi torna, pensiamo a noi piuttosto a risolvere il nostro problema, che è grave perché si ripete tutti i santi giorni, non teniamo che mangiare. Ci vorrebbe una trovata qui geniale che risolve tutta la matassa che è imbrogliata, che... Facciamo un pegno! La trovata geniale! Ma che pegno? Il pegno non lo possiamo fare perché l'agenzia sta chiusa! Ma pure se stava aperto, no? Ma dico io, che cosa si impegna? Le pulci che tiene addosso, la pezzenderia che tiene addosso! Voi sentite? Io non mi impegno più nemmeno un fazzoletto! Annalisa, come va appicciato subito? Sembra un fiammifero, calmatevelo! Ha ragione, calmati un po', che sorridi alla vita, sorridi che c'hai a me vicino a te. Stai serena. Felice, mo risolviamo noi. Succede, tu che ti volevi impegnare? Il tuo soprabito e due lenzuole, salvarò pacco l'angolo. Ecco qua. Allora lo facciamo. La nostra salvezza. Eccolo qua, Felice. Vai, va. Dove? E mo te lo dico. Allora, Felice, dunque, vai dal putecaro alla cantonata. Caro va?
cantonata, a dopo Ducare, toscano, per io ho fatto un mese di militare a Firenze, con dialetto mi è rimasto attaccato alla lingua. Io punto non vite. Allora, vediamo cosa tipo. Ah, dunque, puoi prendere 1,5 chili di lingue di passeri, eh? Che sono? E linguine, falli, la linguine. Mi raccomando, non pigliare macchina un cielo perché mi resta un po' stomaco che non mi mangia. Tu che la fama che chiede di mangiasse pure il corde di un trabasso. Allora, poi che più, che più? Ah, un poco di sugna bella fresca, poi che più, che più? Il sugo come lo vogliamo fare? Che salsiccia, salsiccia. Bravo, che salsiccia. Allora, Felì, ti fai dare 0,5 chili di salsicce di suino di Capua. Sono quelle belle grasse, capite? Perché le bestie a Capua hanno la coda a 2 riccioli. A Capua? Sì, 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 sì. Mi raccomando, Felì, controlla. Se sono belle grasse e a 2 riccioli le prendi, se no desisti. Poi, una bella boatti di pomarola San Marzano, così ci mangiamo bello guagliato in qualche casa. E poi pare che siamo asciutti, asciutti, troppo asciutti. Quanti siamo? Siamo 5. 5, siamo ancora tutti vivi. E allora facciamo così. Dunque, 10 uova, due ciascuno. Tu le tue uova te le mangi? Sì, mi hai dato, mi hai mangi. Benissimo. Poi che... Oh, madonna, oggi tengo che voglio, cioè... Allora, mozzarella, ci mangiamo una bella mozzarella. Felì, controlla che sia fresca, tu te la fai mettere in mano. Poi premi, se scende la lacrima, la prendi, se no, desista. Ci ha messo in mano una da voto tuo caro, e mi dice, sa schifezza, da magna tua, è tutta razza tua, corno tuo. Io? Perché corno tuo non puto. Sì, sì. Poi che... Ah, due palate di pane cafone, due belle ruote, quello non devono mancare. Un po' di frutta secca. Nucelle, castagne e due fichi secchi, va boh. E poi, e poi concludiamo con 1,5 litri di gragnano frizzante. Quindi tu assaggi. Se è frizzante lo prendi, se no, no desisto. Io riesco a porto, Felì. Ma di mamma, ma che c'è sta a cadere? Che c'è sta? L'orologio della catena di diamanti, che c'è? E Felì, c'è sta una cosa che vale più dell'orologio della catena di diamanti. Ma mamma, piace molto, chiamo un po'. Quello, Si va a domo di carro, mi cerca la metà, quelli che entri tu, che mi hanno caucia, la rete, me la caccia in due cose. Felì, ma qua dentro, modestamente, c'è sta il soprabito quando facevi io salassato. Ma compare a me il soprabito, tu, chi si ricorda a Garibaldi, ma chi nei bimbi ci scarrafono, ma fammo piacere, fammo piacere. Poi non ci posso andare dal putecare perché siamo in freddo, mi sono impegnato, non pare che sono, non pare che se fai, non li ho potuti spegnorare. E come siamo messi bene, io nemmeno ci posso andare, Felì, perché 15 giorni fa impegnai una coperta d'inverno. E chi sto punto carte, tutta roba nostra. È permesso? Chi? Scusate, abita qui un certo Don Pasquale. Ah, ecco. Marchesino carissimo! Il marchesino è un genio Pavetti! Ma accomodatevi, Marchesino! Ma scusate! Questo povero disgraziato. Carissima donna Concetta. Caro Marchesino, vuole un uomo. Marchesino, io vi chiedo scusa se ci trovate ridotti in questa miseria. Per voi che siete un signorone, questa è una stalla. Chi sei un ciuccio? Caro Marchesino, che piacere. E papà, il Marchese, come sta? Papà, non c'è male, grazie. Ma sempre appresso alle ballerine. Sempre, incorreggibile. Poi con me fa il severo. Vabbè. Marchesino, permettete. Vi voglio presentare un mio carissimo amico, Felice. Felice Sosciabocca, maestro di calligrafia. Ma io lo conosco, signore. Ah, sì? L'ho riconosciuto. C'ha il banchetto, vende a Piazza Plebiscito, vende sigari e sigarette. Il padre del Marchesino qua, sì, quando avevo la bottega di salassatore era il padrone di casa, prima del signorone, che nobilone! E mamma la Marchese invece morì. Sicuro, ormai sono 4 anni. Oh, hai sentito, Felì? Che cosa? La Marchesa morì. E a me che me la morte. Ti ricordi che bene che ci voleva, cos'è? Come, non mi ricordo. Noi tenevamo che la famma. E lei ci regalò il rosario per
sempre detto, carità cristiana, se sprecai proprio. Sprecai. Marchesi, allora ditemi a cosa devo questa visita e in cosa posso servirvi. Si tratta di un grande favore che vi chiedo e solo voi e vostra moglie mi potete aiutare. Mi trovo in un grande imbarazzo. Io e mia moglie? Sì, sì. Permettete. Chi si è situato con cose esorde? Se è diretto bene, digli no, rifiuta, digli no. E poi tu c'hai resi, va lì. Marchesi, spiegatemi meglio. Non mi posso fidare. Felice più che un amico è un fratello, Marchesi. Dunque posso fidarmi? Ma certamente, eccellenza, fidatevi pure. Io non mi fido più la fama. Dovete sapere, sì, che io amo pazzamente la figlia di un certo Gaetano Semmolone, detto Fritto Misto, perché è stato cuoco fino a 3 anni fa. Poi ereditò tutti i beni del suo padrone e adesso si fa chiamare eccellenza. Vuole fare il nobile, mentre invece non sa né leggere né scrivere. È fissato con la nobiltà. E come si dice a Napoli, la fissazione è peggio della malattia. Tiene un angelo di figlia, alla quale fin da bambina ha fatto studiare danza. E adesso lavora al Teatro San Carlo, come prima ballerina. Però, lei però non è felice. No. Mi ama. Vorrebbe essere mia, ma... Ma il padre si oppone. Non ho capito, il padre è imbroglione. Non è imbroglione, si oppone, non vuole. No, non avevo capito imbroglione, avevo capito male. Ma no, 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 vi dirò, il padre vorrebbe maritarla, ma vuole che si sposi con un nobile. E voi non siete nobile. Sì, ma l'ostacolo sapete qual è? Che i miei parenti non acconsentiranno mai a questo matrimonio. E allora non è il padre che non vuole, ma sono i parenti. Certo, io l'ho detto al padre di lasciare che ci sposiamo lo stesso. Perché quando saremo sposati, mio padre si convincerà e saremo felici. E questo il cuoco non lo vuole fare. Ha detto: allora metterete piede a casa mia quando porterete qua il marchese vostro padre, vostra zia la contessa del Pero, nata signorona, e vostro zio il principe di casa. Guarda, si scuccia addosso, fallo parlare. Prego, allora, prego. Scusa, ditemi voi, che cosa posso fare? Posso forse andare da mio padre, da mio zio? Eccellenza, perdonate, io avrei un suggerimento. Sì, sì. Sposatevi il cuoco. Ma che cuoco? Ma no, 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 ma quando mai? Posso forse andare da mio padre, da mio zio, da mia zia e dire loro: venite a casa di Gaetano Semmolone, ex cuoco, a parlare del mio matrimonio con la figlia che è pure ballerina. Ditemelo voi se lo posso fare. No, no, non lo può fare, non lo può fare, anche perché quelli sono il coppa della nobiltà. Ma noi siamo lì sotto, sotto la miseria. Allora io avevo deciso di rassegnarmi e non pensarci più, ma che volete? Io amo troppo Gemma e sento che non potrò mai rinunciare a lei. E Marchesi, allora che volete fare? Solo voi, amico mio, solo voi mi potete aiutare. Ma in che modo? Non capisco. Voi diventerete il marchese Ottavio Favetti, mio padre. E voi, mia zia, la contessa del Pero, e qualche altro amico vostro. Che è felice, è felice qua, Marchesi. Ma certo, voi, mio zio, il principe di casa. Eccellente. I combinati con questo fa il principe di Casanova. No, casa, signor, felice casa, don Marchesi, felice ha ragione. Ma com'è possibile che noi diventiamo questa gente? Ma certo, ma proprio voi mi siete amico, dove troverei di meglio? Faremo una bella finzione. Sarò io stesso a presentarvi a casa di Gemma. Andiamo, eccellenza, voi adesso siete innamorato, parlate sull'onda della paura. Ma diciamo la verità, se il padre della ragazza, il cuoco, scopre il trucco, caso mi ci ammazzate. Siamo ospitati tutte quante, cavolo cielo, sape, amaronno vero. Voi non vi dovete preoccupare, io conosco il tipo. Il padre di Gemma è uno sciocco, un ignorante. Quando penserà di trovare a casa sua una famiglia tanto nobile, ma dalla grande gioia non capirà più niente. E io avrò modo di riuscire nel mio intento. E poi, diciamocelo chiaro, io vi compenserò lautamente. Lautamente, in danaro. Ma naturale. Che non accettiamo gettoni. No. Contante. Quindi voi diventerete mio padre, il marchese Ottavio Favetti. E io chi sono? Io? Mio zio, il principe di casa. E chi sono? Mia zia, la contessa del Pero. Mamma! E io non so niente! Figlia mia, non sei niente. Marchesi, lei è mia figlia, non ci sarebbe un personaggio anche per lei. Ma una cosa volessi. No, ascoltate. Sì, mia zia, tiene una figlia. Mia cugina carissima. Benissimo, allora la signorina verrà e sarà la contessina del Pero. Ma che bella cosa, mamma, io, la contessina del Pero. Mi raccomando, amici miei, mi raccomando. Sì. Mi raccomando di darvi un'aria di grande nobiltà, Alterigia, sì. Albagia. Sì, la mandiamo a comprare. Sì. Io domattina tornerò.
pagherò e vi darò altre istruzioni. Se farete bene le vostre parti, saprò ricompensarvi. Inoltre, in quella casa mangerete e berrete a volontà. Per esempio, che ne so, antipasti capricciosi. Vi piacciono gli antipasti capricciosi? Io faccio i capricci tutte le mattine. Benissimo, allora, antipasti capricciosi, insalata di mare, primi, lasagne con salsiccia, pasta al forno, secondi, polpette, polpettine, polpettone, maialino di latte, parmigiano di melanzane, capri col forno. Eccellente, si è sentito male, la verità è che ha mangiato troppo e la digestione si è bloccata. Tutto insieme, va meglio? Ho digerito. Io volevo soltanto dirvi che là starete magnificamente e chissà per quanti giorni sarete ospiti. Allora, figli, che facciamo? Facciamo, accettiamo, che poti ma vecchio e nomaziato. Marchesi, accettiamo. Benissimo, allora eccovi qua l'indirizzo, Cavalier Gaetano Semmolone. Cavaliere. Ma che è un titolo che si è conferito da solo. Riviera di Chiaia, 155, primo piano nobile. Bene. Eccellenza, ma come andremo vestiti? Non possiamo presentarci con questi pezzi e gollo. Certo, penserò a tutto io. Domani mattina vi porterò tutti gli abitanti. No, è quello che dovremo dirci. Lo saprete domani. Per adesso lasciatemi andare. Vado a scrivere una lettera a Gemma per informarla di tutto. Intanto vi ringrazio di cuore per il grande favore che mi avete fatto. Grazie mille. Scusate! Scusate, ma che sì? Chi è? Io, scusate, ma che sì la parola? Dite, signore. Allora, questo signore che dovrebbe fare vostro zio il principe di casa, non vi ha detto che tenerebbe una moglie che sarebbe io? Mi dovrebbe portare pure a me, non vi pare? Mi dispiace, mia cara, ma non è possibile. Saremo troppi. E poi mia zia, la principessa di Casador, si trova a letto gravemente ammalata. Malattia di petto, lo sanno tutti. Lo sanno tutti. È un anno che non esce di casa. Lo siete che non esce di casa? A lo voi. Vamo, una raderete, eccellente. Noi non vogliamo turbare il piano che avete organizzato con tanta furberia. Grazie, allora arrivederci a domani. Grazie. È arrivata la fortuna. Se ne chiuda la fortuna. Io non ce la faccio più a fare questa vita. Vedi quello che devi fare. Spegnare tutte cose. Restituiscimi 47 lire mie, che io me ne aggiro a sta casa. Ma la mia basta, hai capito? Ma io non la faccio più. E continuamente i pegni suoi. Ma che vuoi a me? E i pegni suoi, 47 lire miserabili. Non erano miserabili 47 lire quando ti servivano. E mi servivano per darti da mangiare. E chi te l'ha fatto fare? Chi te l'ha fatto fare? Io quando mangiavo con i pegni miei non stavo soggetta a te. Bettina mia moglie aveva ragione quando diceva tanta femmina come a me non altro aveva ragione. Aveva ragione Bettina, quella era l'unica Bettina. Senti, non parlare male di mia moglie, ma fai scimare. Ma fuoco, se che non hai fatto mai niente, sei sempre stato un morte fama. Sei nuovo fuoco principe. Che non lo fa a condensa, che è stato mo a condensina, e chi sto marchese, e io a casa a fare la serva vostra. Sì, e noi li possiamo fare, figli nobili, perché teniamo l'animo che è nobile. E voi non credete che la tenete. Tu ti sta zitta, perché io ti tengo in canna a cotte. Ho già detto tante volte, quando ci sono io presente, state zitta. Andata! Ha ragione! Quando ci sta l'uomo deve parlare l'uomo! Ma perché io non sono uomo? Muovatene, uomo, non ci serve niente a più! Quelli che sto facendo non ci passano guai! E quando? Quando vuoi passare questo guaio? Un altro marito al posto tuo, la valigia sfumata e sangue a te! Vuoi che tutto ne hai, hai capito che la devi andare? Ah sì, me ne devi andare! Però prima devi vedere quello che faccio, capito? Ma volisso altro, riavoli! Non lo so quello che faccio, ma avrimo, certamente! Comincia da quella cendraglia! Ma è possibile che facciate un'altra macchina da sé?
Ma io non ne posso più di sentire litigate, a picci che strilli, basta! Guardate che io vi lascio e me ne vado! Ma me ne vado lontano, lontano assai! Oltre l'oceano! Me ne vado in America, me ne vado all'Australia! Me ne vado da mia sorella a Caserta! E cosa succede su fatto? E che esagerazione! Non ne posso più, è crematia! In questa casa si mangia solamente pane e veleno, anzi, solamente veleno. Ma ha detto bene, Folio? Ma non è che va a venire in faccia. Ti auguriamo un respiro libero per goderti la vita al massimo. Con una dose extra di mentolo naturale. Nuova Ricola Azione Glaciale. Ricola. Mister Risparmio, la convenienza più che mai. Da Napoli fino all'Hawaii, abbiamo ciò che tu vorrai. Mister Risparmio è garantita qualità, quello che cerchi ce l'ha già, dai corri che ne siamo qua. Su povero guaglio, all'età sua fare il servitore per mangiare, mannaggia. Peperì, vieni qua, senti una cosa. Tu che hai detto chi ti manda Don Michele il sensale? Ha detto che voi mi fate lavorare come servitore in questa casa. Un momento, Peppanilla, non è proprio così. Vedi, io qua non è che sono il padrone. Dobbiamo aspettare a sua eccellenza. Se lui dice che puoi rimanere, rimani. Ma se no tu te ne hai... Ma ne va, la domanda, chi mi vuole il fam? Peppanilla, ma tu una casa, la tina, di chi? Un padre, una mamma, e ti e nonno? E tengo, ma è come se non ne tenesse. E perché? Perché stanno più disperate lì. A casa mia si mangia un giorno sì e un giorno no. Ho capito, ma quindi non c'è pericolo che tua mamma o tuo padre alluccano, strillano perché stai qua lontano da casa e vieni a fare il servitore? A chi? Quelli hanno detto, impara da un'arte e vattene, perché noi non ti potete imparare a mangiare. Oh, così hanno detto, bravo. Dico bello padre e mamma, cattina, E va bene, papà, non ti preoccupare, adesso ci sto io qua che penso a te, va bene? Ma io mi ho una curiosità, indossa la mappatella, che c'è di? Il vestito da servitore me l'ha regalato il compare. Ah, bene, anzi, benissimo, è già perché io posso dire a sua eccellenza che a stuaglione mio figlio, e così se lo deve tenere per forza. Sì, papà, vieni qua, senti,
Allora, tu se vuoi rimanere in questa casa, devi fare tutto quello che dico io. Innanzitutto devi dire che io sono tuo padre, così quando Sua Eccellenza ti chiederà papà, Vincenzo, che ti è a te? Tu dovrai rispondere, Vincenzo m'è padre a me, Eccellenza, hai capito? Voi basta che mi fate mangiare, io vi chiamo pure mamma. Bravo, bravo, ti raccomando, non ti scordare. Bravo. Non ti scordare mai, chiunque ti domanda tu devi dire che io sono tuo padre, va bene? Sì, signora, ho capito, non ti preoccupare. Tu sei una bestia, hai capito? Vattene fuori, non ti permettono di rispondere! Questo è il padrone, vieni, nascondiamoci di là per adesso, vieni, va bene? Lassami, oi, mannaggia, me, mamma, ti mannaggia! Scusate, signor, ma non ci capite, ma dove la volete mettere? Ce lo voglio mettere da mamma, ma ce lo voglio mettere, va bene! Ce lo devo dire a lui dove lo devo mettere, guardate, guardate. Eccellenza, ma che state? Io sto qua. Ma dice, tu stai qua? E mi fai venire a sto mamma, zia Pris. Fammi la cortesia, io prendi questo cesso e mettilo davanti alla camera di mia figlia, davanti al suo giaciglio. Sì, Eccellenza. Ma che dovete fare la festa, signore? Tu state zitto, dammi! State zitto, ride sempre sto babbuino, ride sempre. Vabbè, che ci sta di male se ride? Io vengo dalla campagna, sono di Caivano e là ridiamo sempre. Ah sì? Ridete sempre a Caivano. E allora sono tutto scemo con me te a Caivano, capito? Insomma, basta! Basta, fate silenzio! Signore, entrate fuori! Andate là, guarda bene! Ma voi mi facete morire a me, ma come entrate fuori? E non ti prendere la circonferenza con il padrone tuo, capito? Non ti prendono la circonferenza! Te ne hai, capito? Non ti voglio vedere davanti agli occhi miei, vatti via! Va bene, non mi arrabbiate, Eccellenza! E ve l'ho detto, io vengo dalla campagna, la ridiamo sempre! Ma siamo brava gente! E noi dopo che abbiamo zappato la terra e abbiamo dato da mangiare alle galline, che dobbiamo fare? Che buffo! Ridiamo! Ridiamo. Aspettate, Eccellenza, mo faccio una cosa! Mo in cucina, mi vado a bere un bicchiere d'acqua, quella un fatto del posto, può essere che mi passa. Vatti, vatti. A fa festa, a da fa! Guarda questo bestio animale, ha già raggiunto noi, sta già raggiunto, ma hai visto un caccio, lo caccio su quattro piedi, non su due. Mamma mia, ma che antipatico, che bestio ignorante, guarda, ha già raggiunto noi, sta già fa festa, non ha già fa festa. Si capisce che devo fare la festa e ci mancherebbe altro. Devo onorare a quella bella figlia mia. Oggi è l'anno avversario della sua nascita e lo voglio festeggiare come mamma parne. Vice, del resto tu sai, i soldi miei sono pure soldi a lei. Quella è una grande artista, una grande ballerina. Che lei sorda, se fatica che viene, capite? Che la balla e la mamma è una bella cosa. Oh, a proposito, hai saputo? Che comunque cosa ieri sera a teatro. Ah, sì, sì. Se ne vanno per tutta Napoli. Mamma mia, quando è stato bello quel passo a due che ha fatto sopra quel porco scenico. Sì, sì, Eccellenza, me l'hanno raccontato, mi hanno detto che la signorina Gemma quando balla sembra un uccellino che le pare che vola. Quella svolazza, è troppo bella. E quando ha sbattuto in mano, va avuto. Come no? La gente diceva bisso, bisso, e che le ballava, soppettava, faceva irreverenza, come la cosa, che soddisfazione, come e avesse a essere viva quella santa donna della mamma, Angela Rosa, quando voleva bene. Eccellenza, scusate se ve lo chiedo, ma come mai mi avete fatto mettere quei fiori proprio intorno alla porta? Oh, bello, bello, perché quella è a camera in gemma. Sì. E quando torno dalle prove del teatro trovo a sorpresa. Oh, come... che bella avanzata, Eccellenza. Che bella avanzata, hai visto quanta fiori? Tutte corbellerie, perché la figlia mia. Come no? E tutti questi sono tutti fiori omaggio. Ah. Fiori omaggiati, stanno pure in biglietto. Ah. Sono curioso di sapere. Dici, leggi tu che la calligrafia è troppo piccirella. Sì, Eccellenza. Allora dice Alfredo del Cane, dei Baroni di Terranova. Capito? Questo è il Barone Alfredo dei Cani di Terranova. Proprio la cosa, chi sono tutto fiori nobiliari. Tutto fiori nobiliari, prima di stare. Ci sta sempre però. Coincidenza. Coincidenza. Aff.
A forza voglio leggere, so, amici, è vero tu. Sì, è la telegrafia più piccola dell'angolo. Dai a me, eccellenza. Allora, sì. Aurelio Frichè, dei duchi di Castel Quagliato. Capite? Chi sta Quagliato con Castello? Ancora meglio! Ancora meglio, ancora più nobbolo! E chi state prima? Chi state? Chi state? Chi state? Chi state? Dice fai prima tu, è meglio, va. Sì, eccellenza. Ah, questo dice il signor Bebè. Il signor Bebè. Oh, il signor Bebè, sì, sì. Oh, saccia, chi sto saccia? Chi sa notizie che ronzoi attorno a mia figlia? Sì, sì. È già venuto 3-4 volte sopra questa casa, Ma non siamo stati mai capaci di sapere come si chiama veramente. Ma trova a capire, ma trova. Tieni pure l'abbonamento che ha. Come noi, in prima fila. Non si perde la rappresentazione. Del resto questo non è l'unico. Modestamente mia figlia ha centinaia di odoratori. Sì. Ah, a proposito, eccellenza, ma invece con il marchesino, don Eugenio, come avete deciso di regolarvi, sapete? Lui pare che a Gemma se la voglia sposare, sì, gli vuole veramente bene. Scusate se ve lo dico, anche la signorina Gemma gli vuole veramente bene. Guarda mai, quella che la povera figlia mia la prende in giro. A buffet, sì. No, no, eccellenza, perché dite così? Secondo me se la vuole sposare veramente. Vabbè, lo dice, ma non lo fa mai. Me la sposo, non si è sposto mai. Io avesse piacere, la verità. Certo, chi l'è titolato? È nobile, ma che non è esse. Che ne sono i parenti suoi che soppongono? Dice che sono nobile, sono suo virgine, capito? Ma perché, scusate, eccellenza, che non siete nobile pure voi? Certo che sono nobile, ci mancherebbe. Sono nobile, anzi sono nobilone. A casa è nobiliata, sono nobile pure io. Certo, ci mancherebbe. Anzi, ecco, a proposito, mo che mi fai pensare? Ecco, te lo volevo sempre dire, Vincenzo, che quando tu mi chiami, dici sempre eccellenza. Sì, eccellenza. Io capito, va bene eccellenza, ma ci vuole primo titolo e poi eccellenza, capito? Potete far capire, ecco. Se io dico, Vincenzo, hai fatto tale cosa, tu devi dire sì, cavaliere eccellenza. Ah, ho capito. E allora, cavaliere eccellenza. Bravo, io così. Se permettete, io vi dovrei dire una cosa. Sì, ci sparlo pure. Un momento solo, Ma Panini! Papanino, vieni, bravo, bravo. Saluta il signore. Serva vostra, eccellenza. Ma chi è che sto aiutando, lei? Cavaliere eccellenza, questo è mio figlio. Oh, no. E vorrebbe rimanere insieme a me. Allora, con il vostro permesso, vi volevo chiedere se può rimanere qua, in casa vostra. E vi può fare da servitore, sapete? E voi orate una cosa sorda, ma poco. E poi qualcosa da mangiare, state bene così. Sì. E tu sei figlia Vincenzo? Sì, signore, insieme è padre a me. Si capisce, ma pare normale. Se tu sei figlia a lui, lui è padre a te. Si fa, ti metterai in posta pronta. Grazie. Sì, bravo. Ma tu non mi avevi detto che non eri sposato? E chi secondo me è asciutto? Sì, cavaliere eccellenza, in effetti vi ricordate bene. Non sono sposato, però diciamo che è come se lo fosse. Insomma, voi avete capito, no? Sì, come no, capito. Vabbè, allora ci potremmo tenere in casa questo giovanotto. Ecco, prima un poco con mamma, le mie prove. Non so, per il momento c'erano 10 lire al mese, ma poi se porto pure vediamo di aumentare. Grazie infinite, cavaliere eccellenza. Peppinillo, bacia la mano al signore, va? Permettete? Grazie. Vicenza, ma è fatta a me. E che se la ci capite, come ho disinato a voi? No, basta una volta, ho capito. Si dice una volta e basta. Ho capito. Ma sto creatore non può stare vestito così. Così pezzo in gol. In dalla casa nobiliare non va buono. No, cavaliere eccellenza, non vi preoccupate. Io già gli ho fatto fare il vestito da servitore. Sta di là, glielo vado a mettere subito. Bravissimo, vestito ce l'ho. Ma prima da già spiegare una cosa. Come ti chiami? Peppinello. Bravo, Peppinello, vieni con me che ti spiego. Ecco, ho visto chi sei un timbro. È un campanile. Ecco, se io busso una volta, significa che va che chiama. Manna la cameriera mia figlia, a te non ti interessa e non ti muovi. Se fosse invece due volte, una e due, e così come faccio fatto. Comandante, eccellenza! E a te chi ti ha chiamata? Ho sentito due tocchi, eccellenza! Mi capito? Ho sentito due tocchi, eccellenza! A te un tocco è buono da darmi le traverse, cavoli! Non ti voglio vedere, scomparisci dagli occhi miei, che ti devo dire? Quanti sono belli, non me ne ero accorta. Pare proprio la festa della Madonna con i fuochi che fanno al paese mio. A dopo la festa, a dopo!
Non mai sa tirare la scarpa a fronte. Ma che eccellenza, non va la pelle, dille un poco scemo. Ma dille tutto scemo, va bene, pazienza, pazienza. Dicevo, se io busso due volte, significa che vado a cercare a tuo padre o a quel vecchio anfibio che se ne è uscito in questo momento. E tu non ti muovi. Se busso invece tre volte, uno, due, tre, significa che vado a cercare a te e allora ti presenti, capito? Sì, cavaliere eccellenza, non vi preoccupate, ha capito? Il ragazzo è molto intelligente. Permettete, signore. Va, vaga. Vicenza, ma è padre a me. E che sta diventando una canzone, è diventato. E un piatto mi ha piato per su da me e mo ti sfregato. Ma per una volta andata, andata. È permesso? Chi è? Il signor Bebè. Prego, prego, favorite, accomodatevi. Voi ci fate sempre piacere quando venite a Cangoppa. Quanti fiori, tutti in omaggio per vostra figlia, vero? Modestamente tutti i fiori omaggiati per mia figlia. Oggi è l'anniversario della sua nascita. Anniversario? Anniversario vorrete dire? Che cagiti. Vabbè, vabbè, comunque oggi Gemma compie 18 anni. Ah, 18 anni. Che bella età. L'età dell'allegria, l'età della spensieratezza, l'età dell'amore, per dici ma cosa? È chiaro che per dici ma come sentite male? Noi l'abbiamo fatti da parecchi anni, 18 anni, sono passato pure per noi. Si può vicchiariella. E vabbè, 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 vabbè. Vabbè, ho visto che anche voi avete mandato i fiori. Io vi ringrazio tanto, tanto. Io pure il biglietto, il signor Bebè. Già, già, la signorina Gemma non c'è. No, 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 la signorina Gemma non ci sta, è andata a fare prove a teatro, ma avrete fra poco torno. Se permettete vorrei attenderla qui. Voglio farle personalmente gli auguri per il compleanno e poi, darle questo piccolo ricordo, ecco, un anellino. Aspito, e chi sono un anellino? Chi sei un anellino? Sì. Bello, veramente bello, e fa luce assai. E ci sta, papà, una lettera tutta piena di brillanti. Infatti, è la lettera B. B come Bebè, il mio pseudonimo. Ho capito, il vostro pseudonimo. Bello, molto bello, molto bello. Oh, scusate una domanda, signor Bebè, se posso chiedere, ma noi non siamo stati mai capaci di sapere come voi vi chiamate veramente. Perché è superfluo. Che cosa ve ne importa a voi? Io mi chiamo Bebè, il signor Bebè. Con questo nome mi chiamava la mia governante francese quando ero bambino e questo nome mi è rimasto anche in età adulta. E basta così. Poi dice che uno lo mette a posto per dirci ma cosa. Va bene, ma arrabbiato, mi chiameremo signor Bebè. Signor Bebè. Oh, signor Bebè, a proposito, vi ricordate ieri sera mia figlia a teatro? Quando a festa, come? Un trionfo. Oh, ma vostra figlia è troppo brava. È troppo bella, Madonna santa, e quanto è bella! È bella proprio. Soprattutto poi quando indossa quel vestito da cigno che le lascia vedere tutte le gambe. Madonna santa, quanto è bella! E caro mio zio Bebè, se cosce mia figlia mi si sentito male. Piano piano con i pensieri. Oh, scusate, zio Bebè, ma devo andare un attimo via. Sapete com'è? Devo andare a fare due, tre rinfrescamenti, tre, quattro toilette. Sapete, da stamattina sarà presa la fiore mia figlia, già avuto tempo. Ah, visto che bello il salone? Ah, bellissimo, bravo, bravo. Allora, se permettete, io vado, eh? Prego, attendete. Sì, ditemi, dovete dire qualche cosa? Sì. Io? No, stavo andando, voi rimanete, cosa? No. Avete detto attendete, vi attendo, se volete. Dico attendete, andate a fare quello che dovete fare. Allora vado a fare quello che devo fare. Vado, ci vediamo dopo, signor Bebè. Signor Bebè, ma com'è cosa curiosa sta cosa? Mi piace perché mangia mia mamma così, signor Bebè. Ma pare che sto suonando una tromba. E vabbè, volete così? Avete detto che è il vostro pisolonimo? E che già fa, oi, suona la tromba. Ma che tipo curioso! A forza vuole sapere come mi chiamo. Io dire il mio nome a lui. Fossi matto. Se mio fratello, il principe di Casador e mia sorella, la contessa del Pelo, venissero a sapere che io, ancora una volta, faccio la corte ad una ballerina, sarei finito, povero me. Io ho sperperato una fortuna. Dietro a queste ragazze del teatro devo stare attento. Non posso mettermi in urto con loro. E se mio figlio venisse a sapere che io frequento questa casa per corteggiare Gemma, ballerina del San Carlo, povero me, sarei finito. Vogliono farmi interdire. E per che cosa?
perché mi piacciono le ballerine. Ma che male c'è? Questa è Gemma, non voglio farmi vedere da lei. Ma tu capisci, Bettina mia? Oggi questa casa è diventata una serra, fiori dappertutto. Ma che me ne faccio di tutti questi fiori? A me piacciono i fiori, ma hanno esagerato. Vediamo questi chi li manda. Leggete, leggete. Alfredo del cane. Ah, questo è il baroncino del cane, quando è antipatico. E quante arie che si dà, signorini. E l'altro qui, lo vedo subito. Aurelio Frichè. E chi sarebbe? Ah, e chi lo sa, signorina mia? Voi tenete così tanti ammiratori che io tutti quanti non me li posso ricordare. Ah, ho capito chi è. È quel nobile piccolino di statura, quello che sembra un nano. La sera a teatro si fa mettere 3 cuscini sulla poltrona e poi si siede sopra, ma sempre corto rimane. E quest'altro, vediamo. Il signor Bebè. Eccomi qui, mi avete chiamato? Ah, siete voi, madonna che impressione. Eh sì, sono proprio io, tesoruccio mio. Quanto è curioso. Carissima Gemma, io sono venuto per augurarvi tutta la felicità che il vostro cuoricino desidera. E in più, per darvi questo piccolo dono che spero vorrete conservare come ricordo prezioso del signor Bebè, che tanto vi ammira. Bravo, carino. Carino, mi costa 2000 lire. Vedete, è una lettera tutta tempestata di diamanti. Già, una B. Tieni, Betty, mettili in camera mia. Poi lo metti dentro al cassetto del comò. Oh, signorina Gemma, se voi foste meno ostile nei miei confronti, se potessimo qualche volta vederci in privato, non possiamo parlare sempre in presenza della cameriera. Quante cose potrei fare io per voi, perché vi giuro, Gemma, che io non ho mai amato nessun'altra donna come ora amo voi, Gemma Paris. Scusate. Ma guarda, l'aveva venire una cosa, Chris. Ma scusate, signor Bebè, io credo di avervi parlato sempre molto chiaramente. Quando veniste la prima volta nel mio camerino al Teatro San Carlo e mi faceste tanti complimenti, io capii subito le vostre vere intenzioni. E che cosa vi dissi? Che cosa vi disse la signorina? Vi dissi, signor Bebè, voi con me avete sbagliato. Io non diventerò mai ciò che voi vorreste farmi diventare, e cioè la vostra amante. Se provate sinceramente un reale affetto per me, sposatemi. Brava. A questa parola sposatemi, che vi ho ripetuto tante volte, voi ammutolite e fate l'indifferente. Vi passa tutta la passione, tutto l'amore che dite di provare per me. Mi spiegate perché? Ho ragione o no? Vedete, carissima Gemma, io sono colonnello dei dragoni a cavallo. Provengo da un'antica e nobile famiglia e i miei parenti, cercate di capire. Io capisco benissimo. I vostri parenti, la vostra nobile famiglia, non vedrebbero di buon occhio questo nostro matrimonio, perché io sono una donna di teatro, una ballerina. Ma siccome questa ballerina amerà soltanto l'uomo che le proporrà un onesto matrimonio, mi dispiace, signor Bebè, ma sono costretta a dirvi che le vostre proposte non mi interessano. Signor Bebè, non ci interessano! E quindi vi conviene ritirarmi, caro mio colonnello dei dragoni a cavallo. Andate in caserma, andate, andate! Quella gamba! Quando io vedo quella gamba, per mille bombarde, birichina! Carissima Gemma, io vi amo troppo e riuscirò a convincervene un giorno, riuscirò a farvi cambiare idea su di me. Per il momento non mi resta che salutarvi, ma ci vediamo questa sera a teatro. Al San Carlo voi sul palcoscenico, io giù in platea. Oh, che emozione, che emozione! Che donna, che gambe, che gambe! Ma va, cocco, ma quanto è curioso! Signoria, quelle tavole varangori il giovanotto. Ma appena sente parlare di matrimonio se ne scappa. Vieni qua, Bettina mia. Devi sapere che appena siamo entrate nel palazzo, il portiere mi ha consegnato questo biglietto. Dice che gliel'ha dato Eugenio mio stamattina, ma che non aveva avuto ancora il tempo di consegnarmelo prima. Vediamo che dice. Se tu però stai attenta, vessava di papà. Non vi preoccupate, signori, sorveglio. Cara Gemma, oggi presenterò a tuo padre la mia famiglia. Se la sorte ci sarà favorevole, se riuscirà la finzione che ho organizzato, finalmente saremo felici per sempre. Per ora non ti dico altro, il resto poi te lo racconterò a voce. Ama sempre il tuo Eugenio.
E che vuol dire? Che sarà questa finzione? E che ne saccio, signori. Io l'unica cosa che vi posso dire è statevi attenta, perché spesso una brava ragazza, quando meno se l'aspetta, viene ingannata. Ma tu che dici? Eugenio è innamorato pazzo di me. Ah, signorina mia, signorina mia, gli uomini sono tutti uguali. Pure mio marito faceva il pazzo per me. Poi quando me lo sono sposata si è comportato come un mascalzone. Ma perché? Tu sei maritata? Sì, signora, segreto. Sì, signora. Sono maritata da 8 anni. Mi sposai con un maestro di calligrafia, un certo Don Felice Sossamocca. Molto più grande di me, signori, ma ubriacai piacere. Mi diceva, io sono un grande scrittore, scriveremo insieme un grande romanzo, il romanzo del nostro amore. Io ero una ragazza giovane, ingenua, ci credetti, e poi dopo 2 anni sono dovuta dividere. E perché? E perché? Perché quel birbante si mise a fare l'amore con una sarta e per colpa di quella donna rovinò il matrimonio nostro. Io, quando lo venni a sapere, prima ci facetti un bello tagliatone e poi me ne andai. Ma mi pensavo di rivederlo dopo un poco. Ma che? Niente. E mo sono 6 anni che stavo con quella disgraziata. Povera Bettina, quanto mi dispiace. Ma io non mi rimpiango lui, signori, mi dovete credere. Ma tengo nostalgia di nostro figlio che rimase con lui e che, malgrado le mie preghiere insistenti, lui non mi ha mai voluto restituire. Signori, me lo sarei cresciuto io il figlio mio. Ma si mi va andato, un giorno chi sto vado a cercare o sta e povero a lui. Gli faccio scontare tutto il male che mi ha fatto. Povero figlio mio, chissà come sarebbe felice di rivedere a mamma sua. Gemma, Gemma mia, io sto qua, eh? Luigi, mannaggia te, vieni qua. Ma come? Ti sei rubato altre 1500 lire da dentro la scrivania di papà? E so finito pure con le zanine, ma non tengo nemmeno più un centesimo in tasca, sto asciutto, asciutto, E mo che vuoi da me? Papà ha detto che non ti vuole vedere più. Ma così ha detto papà? Sì. Ma mo dove sta papà? E che ne so, starà in camera sua. Sì, signore, sta là. Oh, Gesù, Bettina, allora fammi la cortesia, mettiti là sotto, sotto la porta, ti vedete e avvertimi se viene papà che ha già parlato con mia sorella, Non mi occuparsi. Gemma, Gemma mia cara, per cortesia, fammi papà giù con papà, a me mi servono i soldi. È impossibile, papà ce l'ha morte con te. Oh Gesù, ma tu sai come hanno la bacchetta, no. Se vuoi, quello ti ascolta, no. Guarda come fai, guarda. Embe, Embe, vuoi vedere chi ti ho portato che ti prega di intervenire? Aspetta un attimo. Aspetta. Marchisino, prego, accomodati. Eccomi qua, Gianna mia. Eugenio, e che fai qua? Ehi, che facciamo qua? Papà aveva fatto ordinare di non far passare né a lui né a me, ma noi siamo stati più furbi, ci siamo combinati, sì. Ho preso 2 cespugli e ce l'hanno mise là. Poi siamo passati di nascosto per il giardino, abbiamo scavalcato un muretto, l'aiuolo, il cancello ed eccoci qua. Vieni come sono furbo che i cespugli in capo. Eugenio, ma che vuol dire quel biglietto che mi hai mandato? Qual è questa finzione di cui mi parli? Ho organizzato tutto io, non ti preoccupare. In strada c'è la mia famiglia che aspetta un mio segnale per salire. La tua famiglia? Sì, ma è una finta famiglia. Si tratta di 4 amici miei che fingeranno di essere i miei parenti. E se papà se ne accorge? No, è impossibile. Sono camuffati alla perfezione. Sembrano nobili autentici. Il mio papà è un ciuccio, figurati, crede tutto cosa. Sì, ma perché questa finzione? No, per vederti, Gemma mia, per parlarti libertà, per dirti che ti amo sopra ogni cosa al mondo e che ti voglio sposare. Vincenzo, piace! Ma non so aiutare a farmi tutto quanto, né? Papà! Shh, andate via tutti e lasciatelo qua da solo, io ritornerò fra poco. Oh Gesù, ma come andate via tutti? Mi sto aiutando e voi mi abbandonate così, scusate. E sappiate, signori, che se entro stasera non faccio pace con papà, mi scumoglio tutto questo imbroglio truffaldino. No, per adesso Luigi vattene, poi me la vedo io. Vabbè, allora vado per strada, ti aspetto all'angolo, un tuo segnale, aspetta, non mi deludere, sorella cara. Mamma mia, fra poco. Ma tra poco, trovo una scusa per te. Vincenzo, piace! Ma ora aiuta a fornire tutta la servitù, no? Perdonatemi, cavaliere eccellenza, se non mi avete subito trovata, mamma credeva che non ci stavo nessuno. Come nessuno? Dicina che sono nessuno, io che sono un fantasma? No, ma mi pensavo che stavate in giardino, cavaliere eccellenza. Che giardino? Stavo in camera mia a fare le mie cose. Oh, piuttosto, a rossa che l'angelo mio. È in camera sua, cavaliere eccellenza. Proprio adesso ci siamo ritirati dalla passeggiata. Siamo stati al Teatro San Carlo per le prove del balletto della signorina e poi alla villa comunale alla cassa armonica per mangiarci un bel sorbetto fresco. No, ma che non ci piacerà questi sorbetti, che se ne strafocca. Che bella cosa, e come sta, Gemma? Bene, specialmente stamattina sta come una rosella e mazza. Oh, benedetta, sì. Benedetta figlia mia. Dimmi una cosa, le piace la sorpresa, sì? Quale sorpresa, cavaliere eccellenza? Come quale sorpresa? Il salone, tutto circonfuso di rose e fiori. Questa sorpresa, come ne ha avuto tanto piacere.
piacere. Poi è venuto quel signor Bebe di Caruzzi e Sanzo. Che l'ha portato un bel anello. Sì, 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 l'ho già visto l'agnello. E caite, se ci è piaciuto gioiello. Così è così, no, lo sapete. La signorina Gemma dire talmente tante cose che difficilmente si emoziona per un regalo. Che lo può fare emozionare a finisci con un gioiello che stava a te, noi. Avete ragione. Perdonate, cavaliere eccellenza, io vado di là. Va, va, fai cosa tu, vai cara, va. Tu veramente, capito? Io vengo avanti nel giorno di farmi passare. Ma tu, ma adesso non riesco a cambierare. Ma che è sta puta casa meglio? Segreto cavaliere, buongiorno. Marchese, vuoi stare una davanti qua? Io vi avevo pregato. Di portare qui mio padre, Nizzi? Esatto. Ebbene, si sono venuti. Come sono venuti? Sono giù in carrozza. Gallo. Aspettano il mio segnale per salire e per conoscervi. Mamma mia, famiglia, vostro candotto. È la verità. Sono state tante le mie insistenze che finalmente li ho convinti. Mi raccomando però, per riceverli con ogni riguardo, ti tratta niente di meno che del principe di casa, oh, del marchese Ottavio Favetti, mio padre, oh, della contessa del Pero e sua figlia Clara, la contessina. Mamma mia, tutta questa gente, candoppe, ci trassano. Mamma mia, mamma mia, ehi, ehi, animalo bestio, San Massimo di Spino del Recchio, dico una volta solo, vai dentro, vai a chiamare Vincenze, quello corte, vai dentro, e cagliando a Giacomo, ti dico che le rappresentanze, capo? Ehi, siamo a capo! Sì, sì, subito, a Vincenzo! Mamma mia, meno male che mi ero messo la pedicera di monio! Ma che ci vuole il guante, vero Marchessi, che dite? Si capisce, i miei parenti non danno mai la mano se non c'è il guante. Ma se non c'è il guante, se non c'è il guante, aspetta un momento. Oh, meno male che devo rubare le scorte, ecco qua. Come sto, come sto? Benissimo, l'ho rubato, certo. Però mi raccomando, il dovuto osservio e il rispetto dell'etichetta, i miei ci tengono molto all'etichetta. Perché? Mi raccomando. Ma certo. Mi raccomando. Assolutamente. Mi raccomando. Grazie, David, mi raccomando, mamma mia, che bella cosa, che bella giornata per quella figlia mia. Questa è la fortuna. Mi farò stare che lui animale. Vincenzo! Piazza! Cavaliere eccellenza, come andate? Mi stavo cambiando la giacca! Che ci fa per cagnare la giacca? Oh, prima di tutto, bisogna togliere da mezzo tutti questi fiori. Via, via, questi fiori che mi parlo un cimitero, capito? Via, via, via! Stanno venendo, niente di meno che marchese, conto, contessino, principe, tutta razza e donne Eugenio. Tutto. Ma voi che dite? Sì, stanno salendo qua sopra! Ma io ve l'avevo detto che se la sposava, e se la sposa, caspita! Sposa, caspita, se la sposa! Oh, dice, dimmi una cosa, sì. Guanti lo tieno? No, cavaliere eccellenza, e chi c'è da sto? E chi c'è da che scandate l'interno? Niente, fate una bella cosa, sì. Mettete le mani dietro alla schiena, così non so bene, e stava a posto. Oh, tu vai subito al portone d'ingresso, e mi raccomando, fermo, solerto come la sentinella. Reverenza, reverenza. Sì, cavaliere eccellenza. Va, ehi, o i cani, ma lo bestio, cade a mettere, fermo, immobile come sta a stadio, capito? Fermo immobile, non muovere, e a riporto tutto titolo a cavaliere eccellenza. Va bene, cavaliere eccellenza. E capito, andiamo, ciongati dai piedi, ciongati dentro ai piedi, non di buono. Non dubitate, cavaliere eccellenza. Cavaliere eccellenza, ecco qua. Cavaliere eccellenza. Capo. E se mi viene uno starnuto? Che t'ho trattiene, animale, capito? Zitto, 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 che sta arrivando. Venite, venite, papà, entrate. Ecco qua il cavaliere. Siu, siu, siu. Ehi, ma che testa grande. Che esagerazione, una forma di provolone. Ci aspetta benissimo, signor Marchese. L'onore che mi date oggi con la vostra presenza in questa casa mi fa diventare quasi scemo. Anzi, io mi sento impotente, perché non posso contraccambiare con la mia presenza nella vostra domiciliazione. E per questo mi sento mortificato. Basta. Perché volessi ricevere... Basta. 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 Egregio signore, se io mi trovo qua... Se io mi trovo qua, dicevo, se io mi trovo qua, non posso, ha detto che non posso. Ma insomma, ma dove l'avete preso questo zootico? Scusate, scusate, ma perché ha fatto cari un cappello e un bastone? Ma perché nessuno le l'ha tolti di mano? Ma state guardando, io ho bastone, ma che l'ha preso? Ma voi avete detto che io non mi dovevo muovere. Io che figuro, che figuro. Scusate, santità. Egregio signore, come dicevo, se io mi trovo in questa
casetta. È solo per accontentare mio figlio, che adoro tanto. Altrimenti voi qua a me non mi vedevate nemmeno in fotografia, perché non siamo abituati a frequentare rocche e castelli. È chiaro? Chiarissimo. Adesso andate a ricevere mia zia, la contessa. Aspetta a voi. Aspetta a me? Vado subito a ricevere, con permesso. Vada. Marchesi, come va? Benissimo, però ricordate, mi raccomando, Albagia, Alterigia. Beh, tranquillo, queste sono le mie parti, le calzo come un guanto, le calzo. Prego, contessa, accomodatevi. Guarda, mano corda. Cammino da sola, grazie. Cavaliere, ti presento l'illustrissima contessa del Pero, mia zia. Molto lieto. Sua figlia Clara, la contessina. Molto piacere. Mio padre, il marchese Ottavio Pavesi. Lieto. E mio zio, il principe di Casador, marchese di Valle Fiorita, duca di Monte Ombroso, il cavalier Gaetano Semolone, padre di Gemma. Fortunato, fortunato, signor principe, di ricevere una famiglia tanto lustra e illustrata. Permettete di porgervi le mie più sentite e profonde esequie. Cessi, questo benvenuto fastidioso. E non... Dunque, dicevo, voi siete il padre della fanciulla che mio nipote dice di amare tanto? Sì, signore, precisamente sono io il padre. E vi posso assicurare che mia figlia ci porta un amore inqualificabile. Ci tenne proprio una grande passione quella ragazza. Io, ma non mi fate ridere. Ma quando mai una fanciulla ballerina è stata capace di un amore duraturo, sincero? Le ballerine, si sa, sono volubili, capricciose... Ne ho conosciuto una a Pietroburgo, si era fatto un reggimento di cosacche, sì, signor principe, è vero, avete ragione. Le ballerine, come si dice, sono un po' stravaganti, perché sono artiste, ma mia figlia no. Mia figlia è tutta un'altra cosa, e quando la conoscerete, vedrete e direte, sapete, ma questa è proprio una bella cosa, so. Questa ragazza è bella come se fosse una lasagna, ecco, beh, dolce e profumato come un babà. Anch'io, devo dire, non ero molto convinto all'inizio dell'amore tra i giovani, ma va già ricerca. Dal momento che mi vedo assediato da una famiglia tanto nobile e nobiliata, non posso far altro che prendere mia figlia e buttarla in mezzo a voi. Ce l'ha mandato un bacio. Amatela e compatitela, e a mio suo padre per sempre vostro, umilissimo servo Gaetano Semolone. Filo poi sembra cuoco, che poteva sciare la capo. Io, a dirla schietta, ero molto contrario a questo matrimonio di nozze. Anch'io all'inizio non ero molto d'accordo con questo matrimonio, ma poi vedendo che mio figlio piangeva la mattina, e piangeva il pomeriggio, e piangeva la sera. Disse, gagneva sempre. Un cagnazzaro, sì. Allora dissi fra me e di me, vabbè, contentiamolo. D'altra parte lui possiede 600.000 lire di rendita e può scegliere la fanciulla a suo piacimento. 600.000 lire di rendita? 600.000 lire, via, ma che cosa sono? Ma chi l'ha visto mai? E poi mio fratello, il principe, ha già fatto testamento in suo favore, sa? Già i miei milioni li lascio tutti a lui. È un momento! Scusate, principe, ma qua ci sta pure mia figlia, che è pure vostra nipote. E che fa? Lei di tutti questi milioni non si abbusca niente? Voi morite e lei rimane con una mano davanti e una di dietro? E non sta bene, non sta bene. È pur sempre una contessina. Orsù. E via, contessa, ma dico sempre questo. Beh, i vostri milioni che ne fate? Dateli a lei. Avete tanta roba, su, via. Il castello in Scozia, l'altro castello in Normandia, a Massaria a Caivano. Va bene. Di queste questioni ne parleremo più avanti. Qua non mi pare il momento, ci vogliamo accomodare? Prego, assideratevi. E come le dicevo, buon uomo, visto che mio figlio era diventato proprio una schifezza per questa ballerina, allora ho detto, vabbè,
accontentiamolo. Soltanto mia sorella, la contessa, all'inizio era un po' duretta. Vabbè, ma guarda, anni fa era duretta. Ma è molla, ma... Poi sotto le pressioni... Poi in seguito alle numerose pressioni da parte nostra, anche la contessa ha dovuto cedere. Ah, è caceduta! Sì, ecco, bravissima contessa! Poi avevo mille canne, di ragione! Bene, queste mille canne che sono per la... Se ci volevano passare sopra mio fratello, il marchese Ottavio, e l'altro mio fratello, il principe di Cassarola... No! Principe di Casador! Casador, sbagliato... E loro erano liberi di fare ciò che volevano, ma io, la contessa del piede, ma no, non potevo... la contessa del pero. Ah no, scusate principe, del pero lo dicono gli ignoranti, quelli del popolo basso. Noi facciamo parte del popolo alto, conosciamo l'italiano e perciò diciamo del piede. Ma no, questo è d'arresto immediato. Insomma, io imparentarmi con una ballerina. Questa cosa mi faceva stare in attitudine di sospensorio. Ma poi, sapendo che la fanciulla non era scanagliata, ma bensì mansueta, addomesticata, mi ho detto: ma sì, sia fatta la volontà vostra. Quindi sposate, figli maschi. Vi ringrazio la faccia per terra, cara contessa, che bella contessa. Cavaliere eccellenza, che... ecco servito il primitivo. Prego, gradite un liquorino. Vedi che l'ho gradito il liquorino. Bravo. Chi stanno zuccata proprio, zuccata. Guarda, caro principe, questa è una ricetta che fa mia sorella Spassia da Avellino. È la ricetta dei monaci in mondo virgine. Come? Buono, ottimo. Sarebbe stato ancora più gradito se fosse stato accompagnato da qualche stuzzichino, non so, pasta e fagioli, pasta e cento. Ma questa gemma, questa fanciulla, ce la fate conoscere? Sicuro, stiamo qui a perdere tempo, siamo venuti a pettinare le bambole, ad asciugare gli scogli. Ma ci mancherebbe, subito mi servo, me la chiamo subito. Coso bestio, vai a chiamare subito mia figlia e dici di venire qui immantinentemente. Va bene, cavaliere eccellenza. Va. Vedrete che angelo di ragazza, caro principe. Immagino, ma io la conosco. Ah sì? L'ho vista ballare al teatro San Carlo e devo dire che balla molto, ma molto meglio di tante altre ballerine che ho visto danzare a Mosca, a Pietroburgo, a Parigi. Principe, voi siete stati a Parigi. Ma io a Parigi sono di casa, mio caro. Ho lì la mia gondola che mi aspetta. E mi portano in giro, piazza del Duomo, piazza Colonna, piazza... A Parigi. Cavaliere eccellenza, sta arrivando la signorina Gemma. Oh, benissimo, adesso vedrete, direte, che cara ragazza, siamo sicuro lapidi in cerimonia. Papà, mi avete chiamata? Figlia mia adorata, vieni che ti presento la tua nobile parentela, bacia la mano al tuo secondo padre e a quelli che saranno tutti i tuoi futuri nobili parenti. Papà. Cara ragazza, veramente deliziosa. Grazie. Molto bella, molto. Sì. Questo veramente è buono. Gemma mia, finalmente i parenti del tuo caro genio hanno acconsentito alle nozze. E mo si pulisce, figlia mia. E vi pare, contentissima. Ma certamente, cara fanciulla, abbiamo deciso di accogliervi nella nostra sacra famiglia. Un momento! Due parole! Adesso vorrei parlare io, per vincibacco! Ma ha già parlato! Mio caro signore, se vostra figlia sposerà mio cugino, sarà accolta nel nostro castello con tanto onore e troverà in me un'amica fidata ed affettuosa. Presto però dovrete pensare pure al mio di matrimonio, contessa, marchese, principe e principessa. O se no, io vi faccio a Sciro Castello e vi faccio trasì in galera. Che si parla,
scompire tutto coppa. Ma principe, principe, ma ora ce ne scompire tutto coppa. No, no, fa i capricci. Da bambina, sempre capricciosa. Quando non poteva giocare con le sue bambole, diceva, oh, attenzione che io scompino tutto coppa. Ma scherzi, capricci. E va bene, la contessina non mi pare quasi fai capricci. Poi spenso matrimonio vostro, ma non è un momento. Va bene. Ecco, a proposito di matrimonio, Marchesi, l'altra sera voi mi diceste cosa, principessa casa è di casa, tor di casa. Ah, scusate, casa, ho sbagliato casa. La moglie di vostro zio qui presente era gravemente malata. E mo come sta? Come male, male, molto male. Male, molto male. C'è un consulto in alto, sì, di medici che è venuto il professore da Berlino, il professore von Wallera, che la stava visitando, mi ha detto, principe, la principessa non ha polmoni, non trovo il cuore. Come non trovo il cuore? Comunque, quello che posso assicurare è che morirà sorridendo. Come morirà sorridendo? Va bene. Per quanto riguarda invece il mio matrimonio con Gemma, siamo tutti d'accordo, è questo che mi preme sapere. Certo, tutti felici, tutti d'accordo, è vero, principe? Tutti d'accordo? Povero, ma come diciamo ad Amburgo, fornisce tutta carne e puparuna. Ah, che bella cosa, che bella notizia, che sta cosa mi piace. Oh, adesso, caro principe, se permettete, va già a chiedere nata grazia, se posso. Sentiamo. Ecco, sapete com'è oggi? È la nascita della mia cara figliola. Io avevo ordinato al cuoco di preparare un pranzetto speciale, ma... Non vorrei che il principe magari si pigli collo per questa cosa. Sentiamo. Non lo dico. Però non mi piate colpere. Ecco, visto che stiamo soli e c'è a tavola, ecco, vorrei avere l'onore di... L'onore? Di? Di Amelia! A pranzo con noi! Ha giocato, hai visto? Aveva ragione che non lo voleva dire. Caro signore, ma noi non siamo abituati a mangiare. No. Noi non siamo abituati ad essere invitati così, che ci dice non faccio. Ma poi c'è una prassi da seguire, no. Caro. E come stai? Bisogna parlare prima col ciambellano. Col ciambellano. Che, non l'ha visto? No, non l'ha già visto ciambellano. Sta giù al ponte elevatoio, il numeretto ci si prenota. Ma come si fa? Come vogliamo? Beh, per una volta si può anche transigere. Accettiamo. Accettiamo. Abbiamo accettato. Avete accettato? Sì. Oh, e io me ne sono creato fino alla morte. Ma dite la verità, ma fa tanto piacere che restiamo a pranzo con voi. Piacere. Ma voi avete mandato in paradiso, e allora vuol dire che restiamo pure domani. Ma domani, dopodomani, quando volete voi? Anche una settimana. Anche un mese. Due mesi. Sei mesi. Un anno. Due anni. Mamma mia, avere questi quattro nobiloni a casa mia per due anni a mangiare, che bella cosa, come mi piace a stare dentro alla stratosfera della nobiltà. E poi per ringraziare la Madonna, sapete che faccio? Vado in chiesa, accendere 100 candele, ma 100 so poco, che ce ne vanno 200 candele, ma 200 so poco, che ce ne vanno 300 candele, ma 300 so poco. Principe, gli appicciacchi e se sana sana, Vincenzo! Don Felice, Don Felice, però mi raccomando, non dite troppe bestialità, perché siete uscito col cuore che non c'è, il polmone non c'è, il professor von Wallera. Io capisco che volete mangiare qua, però un po' di giudizio, che diamine! Gemma, ma io un'ora che sto aspettando per strada, non mi hai fatto sapere più niente. Chi vedo, pupella? E ci sta pure la madre. Giro, ma che ci fate qua? Ma come che ci faccio, bellezza mia? Sono il figlio del proprietario di casa, veramente? Mamma, benissimo!
Dunque, siete voi i signori che hanno fatto la finzione essere nobili. Bravo, bravo, che piacere, così possiamo stare sempre vicini. Amico mio, statevi fermo. Scusate, io sono il padre. Ah, siete il padre? Il padre della contessina? Ah, beh, allora ci presentiamo e vi dico tutto. La contessina mi ama, io la amo, te stevi dico che ci vogliamo sposare. E io te stevi dico che non è il momento, ne parliamo un'altra volta. Si capisce, Luigi, ne parliamo domani, per adesso vattene, ti prego. Per adesso sì, vattene, prego, quando faccio con papà? E allora facciamo così, tra un poco ci mettiamo tutti quanti a tavola. Tu entri all'improvviso con una battuta spiritosa, una barzelletta. Papà si mette a ridere e tu fai pace. Facciamo così. Mangiamo prima e poi litighiamo. Ah, ma mi sa, e vi ho pregato, scusate, ma voi chi siete? Come chi sono? Sono il figlio del proprietario di casa. Ah. Caro amico, io sono un ragazzo ricchissimo a babbo morto. Certo, da prima muri papà. Io posso fare la fortuna di vostra figlia, pensateci, eh? Fuori, che faccio? Accetta, tu sei guaiato. Babbo morto, sì. Facciamo due passi e risolviamo questa questione. Quale cose si mettono bene, visto? Non sai quanto posso essere felice. Anch'io. Non so io stessa, però, come mi sono trattenuta da ridere. Non ridete, mi raccomando. Continuiamo con la finzione. Andiamo in giardino. Andiamo. Scusate, eccellenza, ma qua quando si mangia? Tra poco, non pensate che a mangiare voi? Un po' di languore allo stomaco. Ho capito. Un po' di pazienza, che diamine. Qua è in gioco la mia felicità. Ah, certo. La vostra felicità innanzitutto, eccellenza. Che bella cosa. Essere creduto un gran signore, essere creduto principe, è stato il mio sogno tutta la vita. Il mondo dovrebbe essere popolato solo da ricchi, tutta gente ricca, sorridente, sempre di buon umore. E i pazienti che ci sta da fare? Madonna mia, chiamiamoli sempre, devono anche sempre qualcosa, puzzano, via i pezzetti, via. Eh no. Che se non ci stessero i pazienti, io e Pasquale saremmo morti. No, ci devono stare ricchi e poveri. Non è giusto, però è così, ricchi e poveri. Così è stato stabilito lassù e così si deve fare. Volsi così colà dove si vuote ciò che si vuole, più non dimandare, diceva il poeta. Però il sarto mi ha combinato proprio un bello costume, sembro proprio un principe. Adesso ci vorrebbe un colpo di fortuna. Quando arriva questa fortuna? E allora in questo caso andrei da mia moglie Bettina e direi: tu vuoi far pace con me? E allora mettiti all'altezza. Mettiti il cappello, non puoi uscire con me senza cappello. Che bella soddisfazione. Che bello paliatore che avete quando mi trovai con Padre Luisella a Sarta. Quattro persone non mi potete trovare sotto a quello, ma vabbè. Che mazziatore che avete. Vabbè. Sono cose passate, che sa Bettina, ma dove sta? Pensiamo adesso a me, che sono un principe e posso desiderare quello che voglio. Desiderio sfizioso. Ecco, un bicchierino di vermut, tanto per stuzzicare l'appetito. Questo ci vuole. Comandante, eccellenza! Mamma mia, Bettina, mia moglie. Eccellenza, pertanto sono venuta io, per cui inteso un tocco, e con un tocco vengo sempre. E a me un tocco mi è venuto. Dunque, che comandate? Poi si parla, questo mi conosce. Non vi preoccupate, che io so tutto, sto dalla parte della signorina. Questa è una finzione che ha stato facendo tutto quanto. Beh, ma allora mi riconosci? Felice! Sono felice, tuo marito. Mio marito! Scellerato, pezzo di infame assassino! E tu qua stai! A questo ti sei ridotta a fare imbroglie! Mamma, mi sei capitato una tavola sotto! Scellerato, uomo senza cuore, sei anni lontano dalla moglie, senza interessarti se io ero viva o morta. 6 anni senza far morire a quella povera creatura mia. Ma mo basta, mio figlio dove sta? Non gridare, ti prego, non gridare. Non devo gridare, tu hai una ragione che in un pazzo a Lucca. Se non faccia ria male alla signorina Gemma, non la posso dire chi sei. Non la posso dire. Ma mo basta, lo vedi questo cortelluccio? Bettina, posate quel cortelluccio. Cazzire, se non morisce a figlio, ma dove sta? Insomma, Bettina, state al vostro posto. Io sono il principe di casa d'oro. No, sono un principe del cassero. No, sono un principe dei cucuzzini. Che me ne importa, mio figlio, dove sta? Insomma, adesso chiamo la servitù e le faccio cacciare. Addirittura vediamo la servitù.
Adesso vi faccio vedere. Guardate, eccellenza! Pappadiello! Ma chi è suo marito? Questo è Pappadiello, è il nostro figlio! Figlio? Pappadiello mio, come ti sei fatto bella, ramma di vasca! Ma voi chi siete? Sono tua madre, la vera mamma tua! Veramente? Sentia, metti ma che sta! Vincenzo! Questo è figlia! Erano 6 anni che non lo vedevo, ma dimmi, come mai ti trovo in testa casa? Vincenzo, ma è fatto a me! Vieni, figlia mia, raccontami tutto tanto! Guardate, guardate! E perdonatemi, eccellenza, chi l'uaiona è mio figlio! Tuo figlio? Sì, mio figlio, mio figlio! E io chi sono? Voi siete il principe, eccellenza! Ma vado a casa! Principe! Principe, chi è meglio? Che viva! Chi sono? Sei un appassionato di sfide? Partecipa al grande concorso Vit ti premia, quest'anno ancora più adrenalinico e premiante. Compra Vit Compact, Vit profumata e Vit in cucina. Puoi vincere ogni settimana un buono dal valore di 500 euro e una vittoriosa auto ibrida in estrazione finale. Cosa aspetti? Accetta la sfida e partecipa al concorso Vit ti premia. Regolamento completo sul sito www.vit-tipremia.it. Stark di TechMade, l'innovazione che aspettavi. Tante fantastiche funzioni e in più il cardio test e l'esclusiva Take a Selfie per personalizzare lo smartwatch con il tuo watch face preferito. TechMade, sempre un passo avanti. Per il vostro nuovo arredamento volete qualità? E anche convenienza? Beh, allora qui ci vuole Cirella Arredamenti. Solo qui troverete le più belle soluzioni d'arredo. E la migliore qualità del settore. E grazie a 2 sedie espositive la scelta è veramente ampia. E qui troverete sicuramente il vostro nuovo arredo. E se acquistate adesso, questa è la promozione del momento. Acquista una cucina completa di 4 elettrodomestici. La lavastoviglie e il piano cottura sono in regalo. E poi, finanziamento in 24 mesi a interessi zero sulla merce in esposizione, trasporto e montaggio in omaggio e finanziamento fino a 5.000 euro senza busta paga. Con questa promozione noi abbiamo già acquistato. E voi? Fidatevi del consiglio. Qui da Cirella Arredamenti la convenienza e la qualità sono di casa. Cirella Arredamenti a Ponticelli, in via Argine 755 e in via Charlie Chaplin 11. Ed anche su www.cirellaarredamenti.it. E noi ci troverete qui! Cirella Arredamenti. Con Gliden mi concedo la libertà di vivere con passione. Gliden, il primo sito di incontri extraconiugali pensato dalle donne. Scarica l'app o vai su gliden.com. Ci siamo per il tuo matrimonio, ci siamo nei momenti speciali, ci siamo per aiutarti a sorridere, ci siamo per sostenere la ricerca contro i tumori infantili. Acquista Crispo Snob e Promessi Sposi e sostieni Gold for Kids, un progetto Fondazione Umberto Veronesi. Mi faccio un bel bicchierino alla salute dei fidanzati. Sì, me lo dovete concedere. È l'unico vizio che tengo. Mi piacciono i liquori, il vino buono, a champagne francese. Questo padrone mio, il cavaliere eccellenza, è una brava persona. Sì, un bravo uomo, un piezze pane, vi dico a voi. Però è un po' scemo. La verità. È scema assai, perché in tutti questi anni che io sono stato a servizio in questa casa, quello ancora non si è accorto
che io ho prosciugato mezza cantina. Sapete come faccio? Io vado giù, mi faccio mezza bottiglia di quello buono e poi la bottiglia la riempio d'acqua, così sembra sempre piena. che avete detto? Che avete detto? Ho sentito, ho visto benissimo. Avete detto che io rubo? Oh, guardate, badate a quello che dite, sapete? Io non rubo, assaggio, già. E poi comunque quando bevo, brindo sempre alla salute del mio padrone, alla gamba sciendan. Chissà, è che la bella cantina catena. Salute! Oh, che festa! Come la festa, perché la figlia mia adorata! Amici, tu sai cosa? Sì! Però dici una cosa, è tutto a posto dentro al giardino, il rinfrescamento, le luminarie? Sì, cavaliere eccellenza! Bravissima, bravissima! Oh, amici, amici, hai visto che faccio quando fatti i nobili? Guarda, l'ho vista a tavola, il servizio di posate d'argento dorato! Ah. Sono rimasta così, ho un avocato aperto! E quando hanno mangiato? Oh, e quando hanno bevuto? Dici che i nobili non mangiano? Ma quando vuoi? Che non dato un po' si mangiavano a me e a te assieme, poi? Come la cosa si mangia la soddisfazione? E un marchese che è quello che si è strafugato, e la contessa, hai visto? Pare che mangiamo con due bocconi, così, una questa nota, così, che bella cosa, che bella cosa. E oggi sono contento, oggi sono felice, giorno di festa. Ho fatto pace pure con mio figlio Luigi. Ah, sì? Come no, come no. E chi lo si è presentato a tavola proprio mentre stavo facendo il primo forchettato di maccheroni. Che la fai, che la fai? Avete fatto bene, cavaliere eccellenza, in fondo è sempre vostro figlio. Si capisce, giovane, è giovane, come fa bella figura con gli amici, e qualche volta si trova senza denaro e a roba buia. E va bene, va bene, un fagnino di crema nocchia. Ma che si scusa, ma ha baciato la mano pure due volte, ha detto non lo faccio più papà. Va bene, allora si è pentito. Benissimo, avete fatto benissimo. Ho fatto benissimo. Oh, siete da cosa, io mo vado in giardino a vedere se sta tutto a posto. Tu prendi il vassoio con le tazze e portalo là. Stasera ci ha fatto divertire, ci ha fatto spassare, ha già rapito tutte le bottiglie champagne francese con te. Sì, cavaliere eccellenza. A proposito, amicizia, ma come fai a pensare? L'altro giorno, dentro alla cantina, ci mancava qualche bottiglia di vino e qualche bottiglia di champagne. Lo sai qualcosa tu? Io, cavaliere eccellenza, per carità, io sono astenio. Ah, si astenio, e fai male. Fai male, caro Vincenzo, perché il vino fa bene. Fa bene alla salute, fa spassare, fa sangue. E questa sera ci volevo spassare. Amici, nobbolo, eccolo. No. Non si è svegliata ancora, povero Pepponiella. So 3 ore che sta dormendo sopra al letto mio. E quanta cosa mi ha raccontato. O faceva sta senza manca la camisa in cuollo, che la disgraziata è Luisella Sarta. E ha innamorato mio marito. Però, sulle montagne e montagne non si incontrano mai. E può essere che arriva il giorno che ci incontriamo un'altra volta. Io e lei. E allora gliela faccio pagare cara e amara. Un momento, signora, un momento, ascoltate. Ascoltatevi, in fondo sono sempre vostro marito. Marito? Tu saresti marito e non ci vuoi niente più. Vi prego, bugie. Bugie, vi hanno raccontato solamente bugie quando vi hanno detto che io scialacquavo il mio denaro a casa di Luisella, la Sarta. Ma guarda, Paola, sono salito là 3-4 volte, ma poi tutto è finito là e sarebbe finito se voi non aveste fatto quella scenata indegna, vergognosa, davanti alle sue discepole. Io giurai di non volervi vedere mai più. Dopo 6 mesi mi avete chiesto di vedere Pepponiello, nostro figlio. Io ve lo negai. Perché pensavo, Bettina, volendo vedere il bambino, forse torna a casa. Voi invece non siete tornati, allora io, rimasto solo, sono tornato da Luisella avvilito, demoralizzato. Questa è la verità, credetemi, è la verità. Che bella discolpa, perché la povera creatura la facevi cammare senza manca camisa in collo. Ma come? Un padre che fa andare il figlio in giro senza neanche la camicia. Ah, signora mia, e che direste se neanche il padre teneva la camicia? Bella cosa. Piuttosto per te. Chi è Vincenzo, il servo di questa casa che va dicendo che Pepponiella è figlia a lui? Guardate, mo fu geloso! Voglio sapere! Che la povera creatura si muoveva fame, e allora il compare Michele l'ha mandato a servizio in questa casa. Ma il cavaliere eccellenza, trattandosi di un bambino, non se lo sarebbe mai piato. Ma Vincenzo, avendone compassione, l'ha presentato qua come suo figlio. E ha detto a Pepponiello: chiunque ti chiede, di che io ti
sono padre. Possibile. Possibilissimo, perché è la verità. E allora, se questa è la verità, io ti voglio bene ancora più di prima. Perdonate, eccellenza, stavo portando in giardino le tazze per il caffè. Con permesso. Prego. Vincenzo, aspetta un momento, aggio pazienza. Siccome l'illustrissimo principe qui presente se crede che Peppaniella è veramente figlia a te, fammi una cortesia, digli tu tutta la verità. Perché chi lo creatura ti chiama padre? Sì, sì, giovanotto, mi punge questa curiosità. Sì, e allora ecco qua, eccellenza, se proprio lo volete sapere. Sì, ma... sì. Però mi raccomando, non dite niente a Don Gaetano. Ecco, vedete, principe, quel ragazzo stava in mezzo ad una strada, abbandonata a tutto quanto. E allora io, per farlo assumere come servitore in questa casa, ho detto che era mio figlio. E credetemi, credetemi, principe, io veramente adesso gli voglio bene come se fosse mio figlio. Ma non sono io il padre, no, non sono io il padre. Eppure io vorrei avere il piacere di conoscerlo. Sì, io lo vorrei conoscere a questo signore. Sì, perché io gli vorrei dire: Piezzenfa, Galio, assassino delinquente. Ma con qua cuore hai lasciato sto creatura miezana via. Assassino delinquente, pafacciatoia. E se lui, credetemi, signor principe, avesse il coraggio di rispondere, beh, io sarei capace di passare un guaio. Assassino delinquente, pafacciatoia. Ma scusami, Bettina, come mai? Il principe forse credeva che tu eri moglie a me. Eh già, proprio così, capito? Oh no, no, signor principe, no, a me Bettina non è niente. Siamo bravi compagni, è una brava guagliona, Bettina, e faticatora soprattutto. Il marito no! Un marito di un fatto! È un assassino! È un delinquente galiota! Pupa faccia soia! Signor principe, permettete? Prego. Grazie. Prego. Pura buscati. E allora, Bettina? Bettina mia, se questa è la verità, io ti voglio bene più di prima. Va bene, vediamo se ti comporti bene. E per farglielo addosso, lo voglio abbracciare e baciare. Beh, ma come sono? Sai una bellezza, ti si grazia, fino a capire. È felice, tanto che mi sto praticando. Andiamo, ma com'è possibile questa storia? Un principe si è innamorato di Bettina. Sì, cavaliere eccellenza, ci dovete credere per forza, perché io ne sono certissimo. Vedete, poco fa sono entrato in questa stanza e visto il principe che prendeva le mani di Bettina dentro alle sue e diceva: Bettina mia, ma allora se è vero, se mi stai dicendo la verità. Ma qual è questa verità? Questo non sono riuscito a capire, cavaliere eccellenza, però io tengo un sospetto. Secondo me il principe pensava che io e Bettina eravamo marito e moglie e lei stava dicendo di no. Ah, ho capito, vabbè, ma ora sono giunto di stirugia. Non sono riuscito a vederlo, cavaliere eccellenza. Non ridono un poco, ridono un poco la situazione, ma chi lo principe sa da sta accorto. Certo, perché chi lo principe è sposato e Bettina sa da sta accorto perché non volesse una cosa appiccica che la principessa. Come? Io per questo ve l'ho detto, cavaliere eccellenza. Che poi, del resto, la principessa se potesse inquietare col marito di Bettina. Ma perché Bettina è maldotto? Certo, cavaliere eccellenza, ma che non lo sapevate? Che già sapevo, non già c'è niente, non so. Come no, certo che è maritata, come no? Tanto più che poi Bettina, comunque questo fatto non si deve venire a sapere. No, no, no. Perché comunque poi il fatto del principe si potrebbe venire a scoprire che quella Bettina tiene pure un figlio. Ah, tiene pure un figlio? E chi è suo figlio? Ecco, come, cavaliere eccellenza, voi lo conoscete pure? Lo conosco. Ve l'ho presentato io. È Peppaniele. Ah, Peppaniele. Ma Peppaniele non è figlio a te? Sì, cavaliere eccellenza, è figlio a me, ma il padre è il marito di Bettina. Mamma mia, che male, capo, com'è venuto? Mamma mia. Un padre, mamma, sono zia, nipote. Ma tu a Bettina che lo sei? Niente, cavaliere eccellenza, non so niente. Diciamo che in passato ci ha fatto amore. Ecco, ma non ci capita proprio più niente. Ma voi vedete che situazione? Mo peghi. Tu devi fare una bella cosa. Sì. Prendi il caffè e portalo nel giardino. Sì, cavaliere eccellenza. Poi me lo vedo io, Ma basta, che avete fatto? Ci avete lasciati?
senza di voi capirete, la festa non è più una festa. Sì. Noi volevamo fare un brindisi in vostro onore, ma non vi abbiamo più visto. Ma dove eravate finito, buon depone? Scusate, era andato a controllare se in giardino era tutto a posto. Il caffè ce lo pigliamo là. Ottima idea, bellezza mia, però pure io la contessina vorrei mandare un po' in giardino. Diciamo, ecco, nel vialetto degli oleandri. E lui non fa con quella mano così, capito? Con quella mano. Dopo andiamo tutti quanti insieme nel giardino. A forza stava a buttare con vialetto degli oleandri anche là. Ma in tutto questo io non vedo mio fratello, il principe. Ove? Come? Arrosta! Ma perché non stiamo comunque? No. Vuoi che stai in da camera di mattina? Va subito a controllare. Oh, scusate, novità. Sì. Vado un attimo a prendere un fazzoletto che mi manca. Torno subito e complimenti. Grazie, grazie. Mamma mia, quanto sono felice. Anch'io. Però, povero papà, se credo tutto cosa. Come bellezza mia, ma tu mi vuoi bene? Assai. E tu, Pasquale, non io. Non mi dici niente a me, no? Per l'anima, mamma dei padri, te state zitto. Questo non è un momento. Silenzio, ecco che torna Don Gaetano. Eccomi qua, voi amici. Ho visto un principe che si abbracciava a Popponiello e diceva: figlio mio. Ne va spostare a chi cangre il figlio sto guaglio. Andiamo a sapere, vabbè. Oh, signori nobili, vogliamo andare dentro al giardino a pigliare il caffè? Certo, silenzio! Fuori c'è la principessa di Casador. La principessa di Casador? Mia zia, ma possibile, credo che ci sarà uno sbaglio. Mi ha detto proprio così la principessa di Casador. Sì, Marchesino, eccellenza, ha detto proprio così. Sapeste come sta malata? Non si firma anche parlare. Ho chiesto principessa come posso esservi utile. Mi ha detto, annunciatemi in questa casa. Qui ci sono i miei nobili parenti. Qui c'è mio marito, il principe. Voglio vedere il principe. Ah, ma così alto, voglio vedere il principe. Ma come che l'ha così malato? È su tra la casa. Chissà che cosa di importante mi deve dire. Vado subito a ricevere. Marchesi, questo è un momento che ci abbiamo. Non so chi è ammazzato tutto quanto. No, non temete, deve esserci un equivoco. Sistemate questa cosa, che la colpa è vostra. Mi è venuto un'idea geniale, un'idea brillante. Ascoltatemi bene, allora, tutti quanti ci scappiamo in due giardini. Sì. Pigliamo chi dice spugli, che tengo c'è mettiamo capo, ce li dividiamo. Poi, saltiamo l'aiuola, il cancello, il muretto e ci lanciamo dagli alberi. Ma che stai scemo? Ma vedete quello che dovete fare. Ma non abbiate paura, coraggio! Ho coraggio! Prego, principessa, piano piano. Piano. Ogni passo mi costa tanta fatica. Tengo le ossa tutte sfarinate, tengo. Piano. Grazie, quanto siete buono voi. Mamma mia bella, ma manca l'aria, ma manca. È utile che state in capo. Una moglie di Don Felice, ma chi le ha detto di venire? Io no. Pasqua è lui sempre. E l'ha già vista. Mamma mia bella, mi sento soffocare. Ma come, principessa? Ma che è morto? Magari. Ma l'angolo. No, è vivo. Scusate, principessa, ma come voi così malati siete asciutti dalla casa? Lo so, non dovevo lasciare la mia casa, il mio letto di dolore. Ma che volete? Io mi ho vista sola, abbandonata da tutti, e mi ho detto, già che devo assolutamente morire, voglio morire in mezzo ai miei dilettissimi parenti, fra le braccia del mio amato consorte. E che sei venuta a morire da casa mia? Io lo so che voi poco vi curate. Ma cosa dite, principessa? E che aspettate con ansia la mia morte? Ma sapete come si dice? Morte desiderata non viene mai. Se voi aveste avuto un poco di affetto, un poco di rispetto per me, dovevate dire: povera principessa, che farà da sola dentro al castello? Noi qua ci divertiamo, mangiamo, strafochiamo, e lei sola
nel castello sta digiuno. Ah, ma come la principessa sta digiuno? Non ci badate, si lamenta sempre. Grazie. Mia cara zia, se siete stata digiuna è perché il medico vi ha proibito di mangiare. Basta, ma io adesso mi sento meglio e desidero parlare con mio marito il principe di un affare molto serio. Dove sta mio marito il principe? Adossa che non ho vegato. Non lo sappiamo, sarà andato in giardino. Andato in giardino, bello, andiamo in giardino a trovare il principe. Ma come principessa in giardino? Ma quello forse l'aria fresca mi fa male. Guarda, ma a me l'aria fresca mi fa benissimo, pure il profumo dei fiori. Andiamo allora piano piano a trovare il principe. Piano piano ti tengo le gambe che non mi reggo, e chi tengo una debolezza che poi manca, non avete idea. Poi questa è l'ora che mi si abboglia la vista, poi mi viene l'affanno, poi mi viene la tosse, poi mi vengono le convulsioni. E sapete quando mi passano le convulsioni? Quando vedi il principe. Voglio parlare col principe fra le mie mani. La voglio vedere il principe. Fatemi vedere il principe. Voglio vedere il principe. Io mi domando come diavolo avrà scoperto l'indirizzo. E come l'ha scoperto? Stava su quel biglietto che abbiamo lasciato a casa, Marchesi. Ma questo non che intende fare? Io sono preoccupato. Vado a controllare. Controllare. Devo andare a vedere che cosa fa. Andate. Andiamo pure noi in giardino, via di luci. Lanciamoci dagli alberi. Ma comincia rosta. Ma che ne saci? Senti, Pasqua. E ti piace questo profumo che mi ho messo? Senti qua. Cugge, ma che ho il mio profumo? Ma se te una puzza, allora sei tu. È permesso? Si può? Non c'è nessuno? O forse saranno in giardino? C'è illuminazione questa sera? Pare che ci sia parecchia gente. Che vedo? Mio figlio Eugenio! Maledizione quella donna con le bestialità che dice, farà scoprire tutto! Chi è? Papà! Qui ci vuole faccia tosta! Ebbene sì, ragazzo mio, proprio papà! Che viene a domandarvi che cosa mai ci fate in questa casa. Voi sapete che vostro padre, per i rovesci della borsa, non possiede più le sostanze di un tempo. È la principessa adesso che pensa a voi e a me. E se venisse a sapere della vita disordinata che fate, sarebbe la rovina per voi e per me. Che cosa avete da rimproverarmi, padre mio? Io amo una brava e onesta ragazza. Ho promesso di sposarla e la sposerò. Voi parlate di quella ballerina? Sicuro. E voi vorreste sposare una ballerina? Ma certo che voglio sposarla, padre mio, perché è un angelo. E la mia ama, io non posso chiedere di meglio. E io, vostro padre, mi oppongo. Perdici, ma come? Ah, già, mi sono principe che è arrivata la principessa. E sai come sarà contento? E che ci facete voi qua? Ma come, nessuno mi ha avvisato. Scusate, permettete. Oh, perché sì, vi presento il signor Bebè. Il signor Bebè? Sì, sì, così si può far chiamare. Dice questo pseudonimo. E lui ha così lo chiama. Ma che fa, che faccio? Signor Bebè, permettete, vi presento il marchesino Eugenio Favetti, o fidanzato di mia figlia. Tanto piacere, signor Bebè. Ditemi una cosa, don Gaetano. Viene spesso qui il signore? Ah, spesso no, così di tanto in tanto. No, spesso. Ma quando spesso? Sì, spesso. Va bene, spesso. Spesso. Scusate, signor Bebè. E poi non dovete dire le bugie. Capirai. Che ne facevo spasimando prima? Ho saputo come abbiamo di se fidanzate poi ormai ricchioni. E adesso ho capito tutto. Ragazze, ci serve la caccia con principe. E voi non dovete dire le bugie, se no siete un cattivo pisolonimo. Guarda, non vengo mai. Che sta sempre qua? Bravo. Voi dunque siete il signor Bebè. Voi dunque venite spesso in questa casa. Io sono vostro padre. E non devo rendere conto a voi delle mie azioni. È giusto. Permettete però, caro padre, che io adesso vada a raccontare tutto a mia zia, la principessa. No, questo no. Oh, sì, lo farò. Sul mio onore lo farò. E poi le chiederò, cara zia, ditemi francamente, chi è da biasimare dei due spasimanti? L'anziano? Il padre che sotto falso nome corteggia una giovane fanciulla? Oppure il figlio che questa fanciulla ama e che vuole onestamente sposare? È un genio! Fermatevi! Voi non potete fare questo! Sarebbe la mia rovina!
Volete sposare Gemma? Ebbene, sposatela! Ma col vostro consenso? Col mio consenso, mai! Benissimo. E allora io dirò alla zia che voi per vizio e per capriccio vi siete invaghito della mia giovane fidanzata e mi impedite di sposarla. Caro signor Bebè, non credo che la zia me la farà passare liscia! Oh, fermatevi, assassino! E va bene, vedremo di sistemare la questione, ma adesso calmiamoci, ragioniamo. Ma sì, venite che ve la dico. Ora che venite, vi devo parlare, non dite niente. Che volete? Venite che vi dico. Principe, indovinate chi vi è venuto a trovare? Il maresciallo dei carabinieri. Grazie, con maresciallo, ma vostra moglie, la principessa, sta qua. Mia moglie? E c'è? Ma non è come si fa? Come si fa? Oh, principe, quella sta tanto malata. Ha detto che vi devo parlare assolutamente. Scusate, faccio le presentazioni, scusate, permette. Signor Bebè, vi presento niente di meno che il principe di Casador. La bacio di là. Questo invece è il marchese Ottavio Favetto. E questa qua invece è la contessa del Piede. Tutta un'altra casa meglio. Parlate, fate amicizia tra di voi. Principe, vi va a cambiare, principessa. Va via, va morto. Va via, va morto. Ma che storia è mai questa? Principe e contessa. Il marchese Ottavio Favetti! Venite, venite, vi spiegherò tutto. È stato uno scherzo organizzato da me. Caro zio. Caro nipote. Sicché voi sareste il principe di Casador. Questa è bella, per dirci, Marco. Voi il principe di Casador. Ma facete mo piacere! Ha fatto data rasata, un faccio a sto scarpone. Venite, venite, principessa, principe! Guardate chi vi porto! Oh, tu stai qua, mo ti faccio vedere io che succede! Principe, ti devo dire tante cose! Abbracciami, dimmi pure tu qualche cosa! Principessa, come mai qui? Siete fuggiti dal castello? Avete trovato il ponte levatoio a calato? Ma perché tanto stupore? Perché tanta meraviglia? I fanno un nervo ancora! Ti hai già dimenticato della tua bella principessa? Scusate, scusate, nobili, ma io in questa circostanza sono soverchio, quindi è meglio che mi allontano in solitudine, scusate. Grazie, grazie, che mi fa assai piacere di parlare da sola con mio marito il principe. No, perché da sola? C'è la famiglia, siamo tutti assieme. Bravo, 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 ha ragione il principe, voi siete famiglia nobile, io non lo sono ancora per il momento, ma tra poco lo sarò, e quando lo sarò anch'io. Arrusco pure tu. Io vado, vado, cari nobili, parlate. Mamma mia, quando siete bello! In un attimo mai visto tutti questi nobili a casa mia, tutti assieme. Io vado a fare un ritratto, una fotografia, l'hanno avrei tutto quando. Tutti devono vedere che io ho quattro nobili antica a casa mia. Leggenda, manita, che tengo quattro nobili d'antiquariato. Non mi voglio l'occasione, a quanto pare non vi ha fatto tanti piaceri che io sono venuta qua sopra, no. E che vi credevate che a casa avevate lasciato la scema scema? Sì. Oh, non sai, voi tutto dovevate fare tranne che venire qua sopra, era stato proibito. E alla fine non si trattava di me, se si trattava di un paio di giorni che stai tu quando un paio di giorni, questo è tutto, un paio di giorni che voi mangiate e bevete, io stavo a casa di giù, è vero? Ma io non me la piglio con voi, no, io me la piglio con questa disgraziata assassino che mi doveva portare pure a me. Senti, ma si trattava di fare un piacere a un amico aristocratico, io mi sono prestato volentieri e tu qua non ci volevo male. E io ci sono venuto lo stesso, sto bello vestito qua, oi, me l'ho stato fatto imprestare da un'amica mia e mi sono presentata, perché io vi devo svergognare a tutti quanti. Voi siete dei mariuoli, facendo truffatore e mariuoli, mentre siete. Zitta! Ma qua sta zitta, sta zitta! Io non ce la faccio più a far sta vita. Chi sto io? Si è bagnato tutta la roba mia! Ma basta, ma chi me dà? 47 lire miserabili per un dovere più. Te don di! Te li do io, donna Bettina. Ah, moglie! È arrivata la moglie, è arrivata! E
dice che per me non sono niente, perché vedete, io me li guadagno con la fatica. Over. Over, e sai che ti dico, Luis? Sì. Fattene con buon. Oh, sì, no, te lo vai con malamente. Guardate, io te lo vado con malamente, io te lo vado con malamente. Signore, un poco di rispetto, silenzio, un po' di dignità. Voi è caro la dignità, lei. Si hanno fatto il furchetto, mi hanno in galera, capito? A tavola mi sono distratto e sono fornuto in casa, capolino. Sei ladro, proprio ladro. La moglie se la deve prendere con il marito che va facendo un brogna, va tutto parte, ma facendo questo pure a me, pure. Pure, no signore, lui c'è. La moglie se la deve via sempre con te, che ti mattisto con una sposata. Moglie, una buona figliola che è su un offo, c'ha agito. Caricatura di verme solitario! Tu ti hai stato zitto perché io mi schiaffo prima a te e poi tutto quanto all'altro, capito? E chi prende schiaffo? Tu parla così perché sei cando? Nobiliata, ma che è? Tutte queste chiacchiere, questa confusione, questa grida! Ma principessa, ma marchese, contessa, marchese, che è? Ma qua, principe e marchese, ma che state dicendo? Ma la volete sapere la verità? Vanno imbrugliati! A me? Chi sto io? Sono quattro fedienti disperate, morte famisse! E Don Felice ci ha sciammocca a scrivano, non ti nascondi, vieni qua. Chi state? E Don Pasquale Strazzatore. Ma come chi se non sono tutte nobile? Ma nobile e nobile, senti da me. Un certo Don Eugenio che fa l'amore con vostra figlia Gemma li ha fatti travestire così per imbrogliarvi. Che io mi sono travestita da principessa per scombinare tutta cosa. Voi ve lo siete creduti? Eh sì! Dove botti oggi casino, già chi era principe, chi era contessa, chi era marchese, chi era contessino, sti quattro morte fam. Sapete che vi dico? Domani portatemi le 47 lire che mi servono per spegnolare la roba mia. Se no dove vi trovo, vi tiro una pietra in bocca. Come faccio scurta ossa porra pana? Principe, contessa, marchese e contessina. Io vi devo vedere sopra le scale di una chiesa a chiedere l'elemosina. Oh, nessuno vi deve dare niente. Vanno a chiedere. Super, faccio vostro, fa niente, non fa male la lezione. Ma scusa, ma che storia è questa? Che storia è questa? Ma Rosso, Marcasi, mi esegui una spiegazione, ma poi... No, Gaetano mio, perdonatemi, ho organizzato io questa finzione perché amo troppo Gemma, ma ora sono pronto a sposarla col consenso di mio padre qui presente. Voi siete il padre? Sì, signore, lui è il vero Marchese Ottavio Pavetti. Il vero Marchese? Scusate, ma perché mi faceva chiamare signor Beppe? Ah, ma è chiaro, amico mio, per poter frequentare in incognito questa casa, parlare con Gemma, conoscere il suo animo... E vedere se era degna di sposare mio figlio. Ma veramente? La verità, per dinci, bacco. Ma voi volete un po'? Cacciare, va bene. Oggi è giorno di festa. Chiudiamo un occhio. Scusate, non parlavo a chi. Papà, scusate, papà, bellezza mia, già che ci siete, potete venericere un poco pure a noi. La contessina mi ama, io la amo, ci vorremmo sposare. Un momento, ci vogliamo sposare. E che stiamo chi fosse? È mia figlia. Io sono la madre, già ho dato il consenso. Già avete fatto il consenso? Sì. Avete fatto già tutti senza di me, guardate. E con me non è, tu ti sei innamorato così subito. Subito. Ne facciamo l'amore da un mese e mezzo. Non mi siete accorto di niente, bellezzavi. Ma vedete un poco. E cacciare,
chiudiamo un'altra occhio, va. E come ho sposato a mia figlia, vuol dire che è marito pure a voi. Avete fatto bene a perdonare i giovani innamorati. E adesso perdonate pure a noi i travestimenti, la finzione. L'abbiamo fatta a fin di bene. Guardate che faccia tosta che t'hanno chiesto. Oh, principe Cassarola, casa mia, guardate. E mi devo pure perdonare. A proposito, dicitemi una cosa, ma che ci facevate in camera di Bettina, abbracciata a Papponiera, e dicevate figlio mio? Eccellenza, perché Bettina è mia moglie e Papponiera è nostro figlio. Il signore cavaliere eccellenza, Felice è mio marito. Erano 6 anni che non ci vedevamo, però grazie a questa occasione ci siamo rivisti e abbiamo fatto pace. Abbiamo fatto pace, eccellenza, stanotte sul cielo di fuoco a mare. Papponiera è figlio mio. Sì, cavaliere eccellenza, mi dovete perdonare. Io ho detto che era figlio mio solo per farlo rimanere in questa casa, ma in realtà... Guardatelo proprio quando abbruccia, comanda la cucina. Ehi, questo pezzo, ci sono cascato, guardate a me, guardate. Vabbè, ma rossa sta sto creatura, non è? Sta di là, cavaliere eccellenza, ve lo vado a chiamare subito. No, aspetta, chiami, voglio vedere se si ricorda, Si ricorda, quelli ragazzi intelligenti. Guardate, eccellenza. No, stai qua, vieni a carico una cosa. Ma tu a chi sei figlia? Vicenza, ma è vada a me. Guarda, con uno schiaffone, guarda, è come se è ammalato bello, canzugello. Ma che Vincenzo, guarda là, oi. Quello è il vero padre tuo. Papà, che ha passato tanta guai fra la miseria vera e la finta nobiltà. Parole per ringraziarvi della vostra presenza, dei vostri applausi. Io sono felice di aver portato in scena un testo così importante nel teatro comico napoletano che è Miseria e Nobiltà. Questa è stata la radice di tante poi vicende divertenti create da Scarpetta, creata dai Dai De Filippo, per divertire il pubblico e a volte anche per farlo riflettere, per farlo pensare, perché una caratteristica del teatro dei De Filippo in particolare è quello di far pensare, far riflettere, perciò si chiamava teatro umoristico, perché l'umorismo è la parte amara, la parte agra
della comicità, quelle che fa, come dicevo prima, fa pensare, fa riflettere. Ecco, per me è una serata importante quella di oggi. Quest'estate non sono stato bene, sono stato proprio poco bene. Mi sono ripreso, mi sembrava un sogno poter tornare su questo palcoscenico. Ci sono tornato grazie ai medici, grazie a mia moglie che mi ha assistito, grazie al pensiero che avevo per mia figlia Carolina, e questa sera per me è una grande festa e vi ringrazio di essere venuti. Grazie.